Buonasera a tutti, bentornati sul mio canale. Rieccoci per un nuovo appuntamento questa sera ancora con Loris Bagnara. Molti di voi se lo ricorderanno perché è stato ospite sul mio canale insieme al professor Rumor. Insieme hanno scritto il libro L'altra Europa. Appuntamento importantissimo. Quella live è stata veramente, veramente interessante. Per chi non l'avesse vista, vi consiglio di cercarla sul mio canale. Intanto faccio subito entrare Loris e Veleno. Ciao, grazie per essere qui. Salve, buonasera, grazie Leonora, grazie a tutti per la vostra presenza. Buonasera. Allora, senti, questa sera approfondiamo un po' gli argomenti toccati l'altra volta e entriamo nel mondo della storia e dell'archeologia. Tu ti occupi veramente da tantissimo di piramidi, giusto? Sì, esatto. Infatti la mia ricerca è iniziata per appunto ormai una ventina di anni fa. Con uno studio sulle piramidi di Giza in chiave archeoastronomica. Era un po' sulla scia delle ricerche di Robert Bauval, Graham Hancock, e quindi partiva dall'idea della sovrapposizione della cintura d'Orione sulle tre piramidi di Giza, da cui poi avevo sviluppato un mio discorso anche personale, che andava anche a intersecare altre tematiche come quella dello slittamento della litosfera, ripreso da teorie di Charles Atwood negli anni 40-50, e il tutto, diciamo, compreso all'interno di un'idea che vedeva l'esistenza di una civiltà antediluviana che sarebbe stata appunto spazzata via da una catastrofe avvenuta al termine dell'ultima era glaciale. E quando scrissi questo libro nel 2003, non pensavo che di lì a poco questa materia avrebbe trovato una risonanza così precisa col materiale per l'appunto di Paolo Rumor, quello che abbiamo presentato per l'appunto 2 o 3 mesi fa, non ricordo esattamente quando, in questa sede. E perché una risonanza? Perché per l'appunto come andrò a spiegare meglio questa sera, non avendo avuto la possibilità la volta scorsa di farlo, perché è essenziale il supporto di immagini. Come mostrerò questa sera, nel materiale di Rumor c'è tutta una serie di elementi, di informazioni, di dati che trovano nella corrispondenza con quelle che erano state le mie ricerche precedenti. Cioè, le mie ricerche sulla piana di Giza trovavano punti di riscontro ben precisi nel materiale di Rumor. E questa sera appunto vorrei illustrare quello che è stato il mio percorso, il mio contributo specifico nella redazione dell'Altra Europa. Con grandissimissimo piacere. Intanto io avviso tutti quelli che ci stanno ascoltando che se mentre Loris sta spiegando, mostrando le varie slide e affrontando alcuni argomenti, qualcuno volesse fare delle domande, lui è così carino da Volentieri. darci l'opportunità anche di interromperlo. Ora, domande pertinenti, mi raccomando, perché se fate domande che non c'entrano niente, quelle le tralascio per ovvie ragioni, cerchiamo di stare sul pezzo. Però chiunque voglia saperne un pochino di più, io interromperò momentaneamente Loris, che ovviamente cercherà di rispondervi, dopo andremo avanti. Molto volentieri. Allora, se vuoi ti condivido già Sì, le sì, slide, sì. facciamo Cominciamo con così. la condivisione, così comincio un po' la mia esposizione. Esatto, così affiancati riusciamo a vedere entrambe le cose. E niente, questa prima slide semplicemente sono illustrati i libri chiave, diciamo così, delle ricerche che vado a esporre questa sera. Alla sinistra c'è la prima edizione dell'Altra Europa che ha avuto due edizioni, una nel 2010 e una nel 2017, che è nella parte destra. E in mezzo, in piccolo, c'è appunto il mio primo libro, che è Il segreto di Giza, che è stato un pochino appunto il motivo, come ho detto poc'anzi, è stato il motivo per cui mi sono trovato addentro alla materia di Rumor, perché poi, come dissi la volta precedente, fu Rumor stesso, avendo letto il mio libro Il segreto di Giza, a intuire la possibilità che potevo dargli una mano a decodificare alcune informazioni che erano presenti nel materiale di cui disponeva e che sono per l'appunto la materia
dell'esposizione di questa sera. Quindi vado subito avanti. Scusate, interrompo un attimo. Sì? Leggetelo questo libro perché è entusiasmante. L'altra Europa è veramente entusiasmante. Ci sono delle connessioni tra l'antico e quello che succede adesso, veramente incredibili. Cercatelo, compratelo e leggetelo. Resterete a bocca aperta. Assolutamente. Grazie. Vero, ce l'ho anch'io, l'ho letto anch'io e devo dire che i richiami sono veramente entusiasmanti. Prima di farti cominciare, partiamo già con la prima domanda. Buone, di Adriano. Perfetto. Vedi che sì. Già Adriano ti chiede: Loris, cosa ne pensi sulle ipotesi di Corrado Malanga sulla piramide di Giza? Penso che tu abbia idea di cosa. Sì, tiene sì, Corrado. Sì. Suppongo che si riferisca alla teoria che ho esposto recentemente negli ultimi anni sulla, diciamo, sulla progettazione, sull'utilizzo della piramide di Cheope. Poi quelli in particolare si parla. E utilizzo come, diciamo, camera di rigenerazione, come struttura di rigenerazione del sovrano, del faraone, comunque del soggetto. Tipo di trasferimento di coscienza. Sì. Trasferimento di coscienza, sì. È tutta una teoria molto complessa che prevede, Malanga ha fatto uno studio veramente eccezionale su tutta l'articolazione interna dei condotti, delle camere, della grande piramide, ha dimostrato come poteva essere parzialmente invasa dall'acqua fino a certi livelli per poter provocare determinate risonanze interne. Ora io, Corrado Malanga è uno scienziato estremamente competente e io credo che quello che ha individuato abbia indubbiamente una valenza, anche perché qualcun altro anche in precedenza aveva capito, intuito che le dimensioni stesse, la conformazione stessa della piramide poteva dar luogo a determinate risonanze, a facilitare certe frequenze, quindi era un tema, un'idea che era già nata, ma che Malanga ha sviluppato in maniera estremamente approfondita e scientifica, direi. Credo che possa avere un fondamento, anche perché l'idea che le strutture della piramide, delle strutture di Giza, tutte e tre le piramidi, in particolare le grandi piramidi, possono avere a che fare con la rigenerazione animica e anche con il controllo del processo di reincarnazione, sto dicendo delle cose un po' in pochi minuti, in pochi secondi, delle cose che richiederebbero delle giornate intere per essere sviluppate. Però questa idea è un'idea che metto in maniera seminale nel libro che sta per uscire a mesi, spero a breve, e per l'appunto c'è questa idea che l'intero progetto di Giza possa avere in sé questa valenza, la valenza di controllare in qualche modo il processo reincarnazionale dei soggetti che l'avevano progettata e che intendevano utilizzarla. Quindi direi, per concludere la risposta, penso che possa avere un senso l'idea e il lavoro di Malanga sulla piramide di Giza. Perfetto, intanto ricordo che appunto sta per uscire un nuovo libro tuo e sarai il benvenuto se vorrai poi parlarcene in una puntata dedicata, ovviamente, sì, perché abbiamo già tantissimo da dire, però esatto, però certo, mi sì. Sa che dovrei come dire, incastrarti per farti fare tutta una serie di puntate, ospite fisso una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni parlare di questi argomenti. Lo possiamo fare, possiamo scadenziarci un programmino di... Volentieri, volentieri. Si può fare. Tu, Loris, sei un pozzo senza fondo, perché certo. Più... si va in vari argomenti e più ci si trova dentro a tutta una serie di informazioni e di ricerche che tu hai fatto e che sarebbe bello approfondire in maniera puntuale. Ovviamente stasera abbiamo scelto un percorso che si collega a quello della volta precedente, ma poi andando avanti possiamo fare altri esatto, focus. Facciamo, andiamo avanti in continuità, con un filo, okay. Con un filo logico, diciamo così. Adesso grazie, ti rimetto le slide. Sì, eccoci. Sì, sì. Ecco, questa slide è un pochino il punto di partenza, la connessione con la tematica di Paolo Rumor dell'Altra Europa. Perché? Però sostanzialmente chi ha assistito, ascoltato l'intervento della volta scorsa, ha capito questo, deve aver colto questo concetto, e cioè che esiste da un'antichità estremamente remota
un organismo segreto che nell'altra Europa lo chiamiamo, viene chiamato struttura, perché poi non ne conosciamo il nome proprio, perché per appunto è un organismo segreto. Una struttura che risale risale, le sue origini risalgono ad una civiltà, diciamo, chiamiamola antidiluviana per capirci, che fu distrutta, spazzata via da determinati sconvolgimenti globali che avvennero a più riprese, ma sostanzialmente iniziarono grosso modo al termine dell'ultima era glaciale, cioè circa a cominciare da 14.000 anni fa, poi ripeto a varie riprese fino a circa 8-7.000 anni fa, quando appunto col concludersi dell'era glaciale il ghiaccio sciogliendosi provocò alcuni repentini innalzamenti di livello del mare in varie fasi, e insieme ad altri fenomeni che dirò più avanti nel corso dell'esposizione, che sono gli slittamenti della crosta terrestre di cui dicevo poc'anzi, provocarono per appunto la distruzione, la devastazione di una antica ed evoluta civiltà. Questo era il presupposto dell'altra Europa, del materiale, dell'informazione contenuta nel materiale confluito nell'altra Europa. Qual è l'idea, il concetto? È che diciamo, i frammenti di questa antica civiltà furono raccolti e preservati da un organismo, per l'appunto, che è chiamato anche Collegio dei Sorveglianti, da cui poi sarebbe originato un organismo più articolato e complesso, come dicevo prima, la struttura, che ha attraversato la storia fino ai giorni nostri. Il punto fondamentale è questo. La struttura avrebbe attraversato la storia dalla preistoria, quindi dal termine dell'era glaciale, quindi da quelle devastazioni che dicevo prima, fino all'alba, fino all'affacciarsi della storia. Quindi parliamo di Sumeri, parliamo di antichi Egizi, parliamo delle civiltà che sono susseguite successivamente, fino ad arrivare all'età medievale, moderna, e fino ai giorni nostri. Non è tema di questa sera, ma l'esistenza di questa struttura che influenza anche le vicende contemporanee può essere importante anche per interpretare in chiave, appunto, anche in questa chiave, ciò che sta accadendo in questo momento, e capite bene a cosa mi sto riferendo. E, ecco, detto questo, quindi per agganciarsi un pochino a quello che era stato il discorso dell'altra Europa, quindi l'esistenza di questa antica civiltà che è con una struttura che è da essa discesa, che è perdurata fino ai nostri giorni, uno dei miei primi studi a questo riguardo fu quello di studiare, indagare su alcune mappe che Paolo Rumor mi aveva fatto, mi aveva passato, mappe da lui ricalcate sulla base degli originali che erano presenti nei documenti, per l'appunto, di Rumor, che provenivano da suo padre Giacomo Rumor. Ecco, queste mappe, a suo dire, come scritto nel libro, rappresentavano alcuni luoghi in cui questa antica civiltà era stata insediata. E questa civiltà, nei documenti di Rumor, si diceva che era stabilita in particolare nell'area del Mediterraneo, nell'area del Medio Oriente, ma anche nel subcontinente indiano, quindi India e Ceylon, per finire addirittura anche alla penisola, all'Indonesia sostanzialmente, alla Malesia, Thailandia, Indonesia, e fino praticamente al mare della Cina. Quindi parliamo di una civiltà estesa in buona parte del mondo, delle zone temperate del mondo. E come dicevo, le mappe che vedete in questa slide rappresentano alcune delle località che erano occupate da questa civiltà. Io le ricevette da Rumore, cominciai a investigarle e mi resi conto abbastanza presto che rappresentavano alcune determinate luoghi, quando però la geografia era diversa da quella attuale, quando il livello del mare era molto più elevato. Perché era più elevato? Perché gran parte dei ghiacci, delle acque, erano intrappolate nei ghiacci polari, polo nord e polo sud, e quindi il livello degli oceani, il livello del mare Mediterraneo, era molto più basso di quello attuale. In particolare, questa mappa cosa rappresenta? Ad esempio, guardando dall'angolo in alto a sinistra, è citata l'isola di Galonia, che in antiche tradizioni, in antichi testi medievali di età classica anche, era riferita ad un'isola che oggi non è più individuabile, perché era probabilmente un'isola del Mediterraneo che esisteva, un affioramento di terra del Mediterraneo che esisteva quando, per l'appunto, il suo livello era molto più basso dell'attuale.
Sappiamo che al termine delle nel pieno dell'era glaciale il livello del mare era 120 metri più basso del livello attuale. Quindi con 120 metri di acqua in meno nel Mediterraneo vi erano molte terre che affioravano e che oggi non ci sono più. L'isola di Galonia era una di queste. In questa stessa immagine, nell'angolo invece in alto a destra, vediamo una località che si riconosce anche a colpo d'occhio, diciamo. Rappresenta la penisola italica, cioè la punta della Calabria sostanzialmente, con la Trinacria, la Sicilia al suo fianco e la Tunisia più in basso. In basso ancora si legge la scritta Antemilita, che anticamente indicava Malta. Cosa sta a significare questo? Anticamente la Sicilia era molto più estesa di quanto non lo sia oggi, appunto perché il livello del Mediterraneo era più basso. Ed essendo più basso, vi erano delle lingue di terra che si protendevano verso sud, che sono per l'appunto quelle che vediamo in questa rappresentazione, tanto che la lingua di terra addirittura andava ad includere l'isola di Malta. Cioè l'isola di Malta non era un'isola, ma era collegata da terraferma alla Sicilia. E questa mappa, ricopiata da Rumor, rappresenta quella situazione. Nella slide successiva vi farò vedere un'immagine moderna del Mediterraneo come appariva al termine dell'era glaciale. E sempre in questa slide si vede in basso a sinistra, col nome Colba, si vede una rappresentazione delle Antille, come era sempre, diciamo, 12-13 mila anni fa, quando il livello del mare era più basso. Colba perché è individuata come Antille, in particolare con Cuba? Perché il nome Colba era riportato nei diari di Cristoforo Colombo ed era il nome con cui gli indigeni indicavano per l'appunto l'isola che noi oggi chiamiamo Cuba. Questo sta a significare che se queste mappe erano presenti nei documenti di Rumor, evidentemente anche le Antille, anche quell'area, era insediata e occupata da questa antica civiltà. Poi, allora, intanto che bevi. Sì, grazie, scusate, ogni tanto bisogna di bere. Ma ci mancherebbe, anzi. Ti metto sul monitor alcune considerazioni piuttosto che domande. Sì? Intanto Lorenzo De Caro che chiede quante civiltà prima della nostra, civiltà autodistrutte, perché tu prima stavi parlando proprio di questo. Oserei dire che dare una risposta su quante non sia così semplice, perché sono molte più di quelle che ci si immagina, però ti lascio rispondere. Sì, infatti allora è giusta, hai già detto una cosa molto giusta, Eleonora. E io ho capito che una cosa da cui bisogna rifuggire è la semplificazione. Non dobbiamo credere, allora è vero che ci sono i segni di una civiltà globale, quello è vero, perché vediamo che ad esempio determinate costruzioni di carattere megalitico presentano dei tratti comuni, molto ben investigati da certi autori recentemente, presentano dei tratti comuni che sono difficilmente, mi riferisco alla costruzione ad esempio del Perù, Cusco, Machu Picchu, Tiahuanaco in Bolivia, ma anche in altre costruzioni megalitiche in Europa, un po' in tutto il mondo, presentano certi tratti comuni che lasciano pensare effettivamente di una estensione globale di una civiltà. Però non credo che possiamo semplificare il tutto sull'idea di una sola civiltà. La realtà è molto complessa, è sempre molto più complessa di quelle che tendiamo a schematizzare, perché non riusciamo, è più facile in qualche modo schematizzare, perché crediamo, ci convinciamo di aver capito meglio le cose, ma anche adesso compieremo un errore se pensassimo di schematizzare la situazione attuale in uno schema, come dire, facilmente riconducibile con pochi tratti. Ecco. E quindi anche allora, per dire che anche nel passato, secondo me, la civiltà di cui parla l'altra Europa era una, magari era molto estesa, ma probabilmente non era l'unica. Prima sicuramente c'è stato qualcos'altro, non ho elementi per dirti esattamente che cosa. Ci sono autori che sto seguendo che hanno, magari potremo parlare nei prossimi interventi, perché sennò dopo non si arriva a chiudere un discorso. Ci sono altri autori che hanno raccolto elementi sull'esistenza di prove che ci siano state civiltà evolute 50, 100.000, 150, 200.000 anni fa. Questo ad esempio sulla base dello studio dell'allineamento
cardinale proprio di certe strutture, certi siti archeologici in giro per il mondo. Quindi io stesso sono autore anche di un altro libro che potrebbe essere anche questo, tutta un'altra cosa, anche questo è un tema di un'altra serata. Un'altra live. Si chiama Il risveglio degli antichi. Questo addirittura parlerebbe di una possibile civiltà che risale molti milioni di anni fa, una civiltà terrestre che risale molti milioni di anni fa, e le cui tracce si troverebbero in Italia, in Lombardia fra l'altro, nel sottosuolo della Lombardia. Parliamo di sfere in profondità, ma adesso chiudo qui il discorso perché diventerebbe estremamente... Non stento a crederlo, tra l'altro ne approfitto per dire che anch'io sto facendo proprio una ricerca sulle origini dell'uomo e delle varie civiltà che si sono succedute sulla Terra e non, ed è proprio argomento di indagine di questo periodo. Sto facendo questo seminario che si chiama Above Top Secret, sicuramente chi mi segue avrà visto i vari trailer sul canale, e ricordo a chiunque fosse interessato che io e Vincenzo saremo in live sabato prossimo con il prossimo appuntamento, e si collega perfettamente a tutti i discorsi che stiamo facendo. Ti darò il link se vuoi partecipare anche tu, chiaramente. Due cose velocissime prima di farti proseguire. Allora, Gianni, che probabilmente ha approfondito tutto il discorso di Gurdjieff, dice che secondo lui la struttura è la stessa che Gurdjieff chiama Sarmung. Non so se può essere. Può essere, sì, può essere. È un'ipotesi che abbiamo fatto anche noi, perché Gurdjieff è... A quanto pare non si capisce bene se era in che modo era integrato nella struttura di Humor, però aveva rapporti ed era a livelli piuttosto alti, perché a quanto pare era stato il depositario della parte antica della lista dei nomi. Chi ha letto il libro sa a cosa mi riferisco. C'è una lista dei nomi dei membri consultivi della struttura. La nostra lista, quella pubblicata nel libro, arriva fino a circa 1000 a.C., diciamo la parte recente della struttura, fino ai giorni nostri. Mentre la parte antica, quanto pare, era in mano a Gurdjieff. E Gurdjieff, sappiamo che dalla sua stessa biografia, lui racconta dei suoi viaggi in Medio Oriente, delle sue esplorazioni nella zona dall'Egitto alla Siria, alla Turchia, che sono tutte, fra l'altro, tutte le aree, come vedremo anche stasera in qualche nelle slide successive, sono tutte le aree che la struttura ha interessato, in particolare la struttura ha gravitato in quelle aree lì, che Gurdjieff aveva attraversato nel corso delle sue peregrinazioni. Ed è possibile che quando trova questa confraternita di Sarmung possa riferirsi alla stessa cosa, anche perché nella sua biografia dice di aver rinvenuto in una sinagoga di una città del nord della Siria, che secondo me è una delle città che furono sede della struttura, dice di aver rinvenuto quelle che erano le mappe di Giza prima delle sabbie, dice letteralmente così. Mappe di Giza prima delle mappe del deserto di Giza, non ricordo bene, dell'Egitto, mappe dell'Egitto prima delle sabbie, e secondo me sono le mappe antidiluviane di Giza, quelle che fra poco vediamo. E allora le andiamo a vedere, e mi fermo con le domande perché sennò non ti faremo mai finire le slide. Allora, e tra l'altro è interessantissimo, quindi proseguiamo. Procediamo. Allora, intanto qui è interessante chiudere questo discorso delle mappe con il profilo che vedete in basso a destra. Questo rappresenta, lo riconobbi subito, rappresenta il Golfo Persico. Rappresenta il Golfo Persico con lì, diciamo, dove il Kuwait è la parte in alto a sinistra, e lo Stretto di Hormuz e l'Oceano Indiano in basso a destra. Perché? Perché vedete qui... Ah no, questo è il primo, c'è questa slide. Mi soffermo un attimo. In questa slide vedete appunto il Mediterraneo come era prima circa 20.000 anni fa, prima che il livello del mare si alzasse, e vedete benissimo com'è la Sicilia, esattamente come era rappresentata nelle mappe di Humor. Vedete che quasi la Sicilia si spinge fino ad inglobare l'isola di Malta. In realtà l'ha anche inglobata l'isola di Malta proprio nel minimo, quando il mare raggiunse il suo livello minimo. E quindi vedete quanto era diverso il Mediterraneo. Guardate, notate l'Adriatico, quanto era spinto, quanto era cacciato indietro, cioè quanto la pianura padana si spingeva in mezzo all'Adriatico. Quindi era tutto un mondo molto diverso. In questo mondo diverso, ecco, si colloca anche la diversità del Golfo Persico. Torno un attimo indietro per far vedere l'uguaglianza. Notate quindi questo profilo, in basso nella parte in basso a destra della slide,
vedete come ricalca perfettamente l'andamento del Golfo Persico. Il Golfo Persico ha subito una grande evoluzione nel corso dell'ultima era glaciale. In piena era glaciale era quella che qui in questa slide si vede come stage 1, stadio 1. Quindi parzialmente all'asciutto. Invece nel pieno del massimo, nel momento del massimo glaciale, cioè fra 24.000 e 14.000 anni fa, era praticamente tutto all'asciutto il fondale del Golfo Persico. Quando i ghiacci cominciarono a sciogliersi, il mare ricominciò ad entrare dallo stretto di Hormuz, dove si trova Dubai, cominciò quindi ad invadere questa pianura, che era una pianura estremamente, dovevamo pensare che fosse estremamente fertile, estremamente adatta ad insediamenti di popolazioni presumibilmente civili, anzi sono convinto che lo fossero. E nell'ultima slide vedete quando il Golfo Persico, nel momento in cui il mare ha raggiunto il suo massimo, circa 6.000 anni fa raggiunse un livello che era addirittura 5 metri più alto del livello attuale, quindi praticamente si era mangiato una fetta di Kuwait. Notate la parte in basso a sinistra di questa slide, quanto rassomigli con la rappresentazione delle curve di livello del fondale marino del Golfo Persico, quanto rassomigli alla mappa copiata da Rumor, che voglio sottolineare, Rumor non sapeva quello che stava copiando. Non è che può averlo fatto inconsapevolmente questa cosa. Lui ricopiava delle mappe che aveva trovato nei documenti di suo padre, nell'archivio, senza sapere di cosa si trattasse. E sono stato io, quando le ho studiate, che ho capito a cosa si riferivano. E perché mi soffermo sul Golfo Persico? Perché il Golfo Persico, questa è la culla della civiltà. La Mesopotamia, che si trova appena a nord del Golfo, dell'estremità appunto settentrionale del Golfo Persico, la Mesopotamia è la culla della prima grande civiltà della storia. Vedete questa zona in viola nella slide, rappresenta quella che è stata la culla delle prime grandi città della Sumeria, dei Sumeri. E la cosa interessante, secondo me, è che questa zona, questa area, era a diretto contatto con quello che era il Golfo Persico, e voglio dire il fondale del Golfo Persico, quando il mare non c'era. Perché dico questo? Perché la mia idea è che vi fosse insediata nel fondale del Golfo Persico una civiltà evoluta, che potrebbe essere forse la punta della civiltà di cui parlano i documenti di Rumor, che poteva essere insediata per l'appunto in quest'area. E quando il livello del mare, quando quelle catastrofi di cui diremo che a breve intervennero spazzando via questa civiltà, quando quel territorio non fu più abitabile, le popolazioni si dovettero spostare in parte nell'area che fu poi la culla della civiltà sumera storica, quella che vediamo in questa slide, e sono convinto che in parte si spostarono anche in altre aree, verso ad esempio verso est, verso il subcontinente indiano, in particolare verso la regione dell'Indo, dove poi fiorì anche la civiltà della valle dell'Indo, un'altra civiltà piuttosto enigmatica, molto enigmatica, perché estremamente evoluta. Le città di Mohenjo-Daro e di Harappa sono estremamente evolute. Fra l'altro Mohenjo-Daro mostra anche i segni addirittura di una devastazione che qualcuno ha associato ad un'esplosione di carattere bellico, un'esplosione forse addirittura atomica, ma questa è ancora un'altra materia anche questa. E quindi, come per concludere questo discorso, c'è l'idea nella mitologia sumera, nella tradizione sumera, di esseri semidivini che provenivano dalla chiamati Apkallu, il cui loro capo, diciamo così, era chiamato Annes, e lo vediamo rappresentato qui a sinistra, metà in forma di pesce, metà in forma di umana. Questi Apkallu, provenendo dall'Apsu, che significa l'abisso primordiale, ma che secondo me può anche indicare un fondo marino, cioè quello che prima, che un tempo era una terra emersa, che poi è diventata un fondo marino. Insomma, c'è l'idea nella tradizione sumera che questi degli esseri semidivini fossero venuti per l'appunto dall'abisso a portare i principi della civiltà. Quindi le norme, le conoscenze, le arti, i mestieri, tutto quello che con un termine specifico nella lingua somera viene chiamato me. E gli Apkallu erano anche i consiglieri dei re sumeri antidiluviani. Poi in età post-diluviana, cioè dopo la catastrofe
che ha spazzato via questa antica civiltà, che per brevità chiamiamo diluvio universale, ma che in realtà è stata una catastrofe in più fasi, come dicevo prima. Dopo il diluvio universale vi è stato un solo altro Apcallo, cioè un solo altro essere semidivino, consigliere dei re umani, consigliere del re di Uruk. Dopodiché, dopo questo ultimo Apcallo, tutti i successivi re post-diluviani, sumeri, ebbero non più un consigliere semidivino, ma un consigliere pienamente umano. E guardate un po' come si indica in lingua sumera, questo consigliere umano si chiamava Ummanu. Questo per dire come è incredibile come un termine che deriva dal sumero sia rimasto nelle lingue indoeuropee, perché l'italiano, il latino, il greco, l'inglese, le lingue germaniche sono indoeuropee, a indicare la parola umano ancora oggi indica l'essere umano, la qualità dell'essere umano, in contrapposizione a chi non è pienamente umano, cioè a chi ha una qualità di essere divino o semidivino. Perché dico questo? Perché è presumibile, io presumo, ritengo che quelli che avevano in mano le conoscenze dell'antica civiltà spazzata via dalla catastrofe che dicevo prima, apparivano alle persone normali quali esseri semidivini, ovviamente. Cioè questi Apcallu non erano altro che gli eredi, coloro che avevano raccolto le conoscenze della civiltà spazzata via e che un po' alla volta le dispensavano agli esseri umani nel tentativo di con l'idea di far rifiorire nei tempi opportuni, nelle modalità opportune, la civiltà. Il concetto un pochino che porto avanti è questo, ed è quello che dicevo anche all'inizio, cioè che quando mi riferivo al fatto del collegio dei sorveglianti che avrebbero per l'appunto raccolto l'eredità della civiltà precedente spazzata via e poi trasferito un po' alla volta alle civiltà che sarebbero rifiorite successivamente. Quindi in questo contesto collegio dei sorveglianti e Apcallu rappresentano un po' la stessa cosa. E in questa slide vediamo invece quelle che sono state le località in cui la struttura ha avuto la propria sede, in base a quelli che sono i riferimenti contenuti nei documenti di Rumor. E vedete che sono tutte località che gravitano intorno all'Egitto, Medio Oriente e Turchia, Siria, i confini con la Turchia e Iraq. Parliamo sempre di questa zona qui. E la località più antica citata è qui individuata col numero 1 e corrisponde all'antica Ninive, oggi celebre Ninive come una delle più antiche città del mondo, di origine sumera, appunto. E Ninive sarebbe stata chiamata anticamente Kuyunjik, anche come si vede qui in questa slide. Anticamente sarebbe circa nel secondo o terzo millennio a.C. sarebbe stata sede della struttura, per l'appunto, sede del collegio dei sorveglianti, diciamo così. Anche. E Ninive oggi corrisponde all'attuale Mosul, nel nord dell'Iraq. La seconda località citata in tempi successivi, ecco il numero 2, è nell'Israele meridionale, ai confini con il Sinai sostanzialmente. E siamo intorno alla metà del secondo millennio avanti Cristo. Poi invece, circa nel V secolo avanti Cristo, la sede della struttura era individuata nell'isola di Elefantina, nei pressi di Aswan, qui individuata col numero 3, lungo il corso del Nilo, quindi siamo in Egitto, nell'Alto Egitto in questo caso. Oltre più avanti, qualche secolo dopo, nel IV secolo a.C., è individuata la struttura nella località di Ursu, nel nord della Siria, qui individuata con il numero 4. Più avanti ancora si torna in Egitto, non è identificato esattamente il periodo, ma qualche secolo dopo, diciamo all'inizio della nostra era, nel delta del Nilo, quindi nel basso Egitto, non lontano da Giza. Più avanti ancora, nel tempo, nel V secolo d.C., arriviamo nella località di Edessa, attuale Urfa. Edessa è il nome antico che aveva in età classica.
Ecco, questa zona è particolarmente interessante perché si trovano anche altre località che non sono specificamente menzionate nei documenti di Rumor, ma che hanno un interesse archeologico rilevante. Ad esempio, proprio molto vicina a Urfa, all'antica Edessa, si trova la località qui identificata con la lettera A, che è niente meno che Göbekli Tepe, è proprio a poche decine di chilometri di distanza da Edessa. Göbekli Tepe sappiamo che è il più antico evoluto insediamento archeologico oggi, fino ad oggi rinvenuto, e risale probabilmente al decimo millennio avanti Cristo, quindi oltre 12.000 anni fa, e quindi siamo perfettamente in pieno con l'età che abbiamo ipotizzato per la civiltà antidiluviana, quindi siamo 12.000 anni fa, siamo proprio al termine dell'ultima era glaciale, e quando si sarebbero verificate quegli episodi, i primi episodi catastrofici che hanno poi causato la scomparsa di quella civiltà antidiluviana. Altre località interessanti, importanti, che ci sono in questa zona sono Çatalhöyük, identificata con la lettera B, vicino a Konya, una città molto dai tratti molto evoluti, molto, molto, molto interessanti, molto evoluti, risalente all'ottavo millennio avanti Cristo, e poi è individuata con la lettera C la località di Nusaybin, che questa è importante perché è importante all'interno dei documenti di Rumor, perché in questa località avvenne un ritrovamento archeologico, così è detto nei documenti di Rumor, estremamente importante per la struttura. Il ritrovamento di un reperto identificato come rotoli di rame, che sarebbe stato rotoli di rame iscritti, con delle iscrizioni, che sarebbe stato rinvenuto appunto a Nusaybin agli inizi del secolo XX, quindi oltre circa un secolo fa. E perché questi rotoli erano importanti? Questi rotoli erano importanti insieme ad un altro ritrovamento, che si trattava di tavolette di gesso rinvenute nella località di Giza, qualche decennio prima, verso la fine dell'Ottocento. E con questi due ritrovamenti entriamo nel pieno di quello che voglio andare ad esporvi con le prossime slide. Perché questi due reperti, le tavolette di gesso e i rotoli di rame rinvenuti a Nusaybin, riportavano molte informazioni per l'appunto su quelle che erano le caratteristiche di questa civiltà antidiluviana e anche su che cosa era accaduto, sugli eventi che erano accaduti che avevano portato alla scomparsa, alla sparizione di questa civiltà. Se avete domande, volentieri. Sì, allora ti lascio andare un pochino avanti, perché comunque sono domande non strettamente pertinenti a quello che stai dicendo. Quindi okay, possiamo parlarne dopo. Perfetto. Sì, bene. Allora, quindi entriamo nel merito di quello che stavo dicendo prima. Entriamo nel merito di Giza. Cosa succede? Fra le varie cose che Rumor mi passò sin dagli inizi, parliamo già ormai oltre 15 anni fa, erano alcuni disegni particolari che io identificai subito. Lui non sapeva neanche in questo caso di cosa si trattava, perché non aveva studiato in maniera approfondita la cosa come io avevo fatto col mio primo libro, Il segreto di Giza. Mi passò questi disegni che io identificai subito come rappresentazioni del sottosuolo della piana di Giza, in particolare una rappresentazione dell'area della Sfinge, vista sia in pianta che in sezione. La parte in basso a sinistra della slide rappresenta la pianta, la planimetria, la parte in alto a destra rappresenta la sezione longitudinale della Sfinge, che Rumor aveva semplicemente ricalcato nei tratti essenziali, immagino, non aveva ricalcato esattamente tutta la figura, ma io la riconobbi ugualmente piuttosto facilmente. Perché? Perché conoscevo queste immagini qua. Io avevo già conosciuto queste immagini e quindi capii subito che quello che Rumor aveva ricopiato erano degli elaborati originali che Rumor aveva copiato, erano in qualche modo parenti stretti, se non le stesse cose, erano parenti stretti di tutta una serie di elaborati, di rappresentazioni che circolavano in ambiente, diciamo così, esoterico, fra esoteristi e medium degli anni 30. E infatti qui vediamo che queste mappe, che hanno una parentela strettissima, come vedete, con quello rappresentato da,
da Paolo Moore, erano pubblicate in un libro di Randall Stevens, che era un medium americano, che pubblicò un libro sulla piana di Giza e molte altre cose nel 1935, e riportava al suo interno queste due mappe. Vedete quindi la somiglianza, ma non era l'unica l'unica mappe del genere. Un anno dopo, Harvey Spencer Lewis, che fu fra l'altro anche è un esoterista americano, che fu anche fondatore di AMORC, è un'organizzazione che esiste tuttora ed è l'antico e mistico ordine della Rosa Croce, in un suo libro pubblicato nel 1936 rappresentava anche egli queste mappe, che come vedete non sono identiche né esattamente identiche, né a quelle disegnate da Paolo Rumor, ma neanche a quelle di Randall Stevens. Quindi evidentemente aveva in mano altre fonti che però erano molto affini a quelle di Paolo Rumor. E vedete come in tutte, ecco, Paolo Rumor cosa aveva rappresentato? Aveva rappresentato sostanzialmente la parte sotterranea al di sotto della Sfinge, i locali che esistevano al di sotto della Sfinge, e una serie di tunnel sotterranei che collegavano sostanzialmente la coda della Sfinge con le basi delle tre piramidi, che sono qui appena accennate con dei tratti. E come vedete, anche in questa rappresentazione di Randall Stevens e di Spencer Lewis sono rappresentati degli ambienti al di sotto della Sfinge e dei tunnel sotterranei che collegano questi ambienti con le tre piramidi. Ora voglio precisare una cosa, prima dico proprio questo. C'è una terza serie di mappe, di disegni, pubblicata ancora una volta da Randall Stevens nel 1966, quindi oltre 30 anni dopo la prima pubblicazione, che come vedete sono un'ulteriore versione dello stesso concetto, della stessa rappresentazione. Quindi la mia idea sostanzialmente è che esistesse negli ambienti, nei gruppi di esoteristi dei primi anni del Novecento, esistessero queste mappe che magari risalivano ad una fonte comune, originaria, e che in forma diversa erano conservate in parte nella struttura da cui poi è derivata, e sono finiti poi nell'archivio di Rumor. E in parte sono finiti anche in pubblicazioni di esoteristi, come queste che vi ho illustrato fino adesso, di esoteristi che hanno pubblicato libri nel corso del Novecento. Quindi esisteva comunque, a mio avviso, una fonte comune da cui tutti hanno un po' derivato queste informazioni sul sottosuolo di Giza. Voglio precisare che al momento l'esistenza di questi tunnel, anche di questi locali sotterranei al di sotto della Sfinge e dei tunnel che collegherebbero la Sfinge, il sottosuolo della Sfinge con le tre piramidi, non è archeologicamente confermata così come rappresentato qui in questi disegni. Però, anche perché sono convinto che molte delle informazioni relative al sottosuolo di Giza siano nascoste al pubblico dai padroni di casa. Lo è stato per tanti anni Zahi Hawass, che era un po' un padre padrone della... Chi è interessato all'archeologia conoscerà senz'altro questa figura, e che sicuramente ha fatto molto per non far trapelare determinate informazioni, e quindi molte cose non si sanno. Ciò nonostante, alcune prospezioni condotte indipendentemente da gruppi di ricerca di varia provenienza hanno comunque rilevato degli ambienti, dei vuoti, delle cavità al di sotto della Sfinge, sotto una zampa della Sfinge, e anche altre anomalie che potrebbero farci pensare che questa rappresentazione possa avere una corrispondenza con la realtà. Ma c'è in particolare una struttura, e questa si è confermata archeologicamente, che è quella che riveste il maggior interesse dal nostro punto di vista, ed è quella che vi vado ad illustrare. In questo modo, prima ve le illustro testualmente. Perché? Perché i documenti di Rumor dicono che il locale, ecco, faccio un passo indietro, nei disegni di Rumor, vedete nella parte del disegno che rappresenta la sezione della Sfinge, noterete che c'è un ambiente al di sotto della testa della Sfinge che è contrassegnato con le lettere PR. Ecco, questo sarebbe il vano
Questo vano, individuato come PR, sarebbe il vano in cui sarebbero state trovate quelle tavolette di gesso che dicevo prima. E questo vano PR è così descritto nei documenti di rumor, è descritto in maniera verbale, come in questo modo, lo leggo insieme a voi. Il vano ipogeo si troverebbe lungo il corridoio che collega la Sfinge alla piramide di Khufu, che è chiamata la prima piattaforma, e sarebbe situato nel PR, ubicato sotto la Sfinge, chiamata il puntatore, in un ambiente artificiale semiallagato, vedete le scritte in rosso sono quelle più rilevanti perché poi fra poco lo capiamo, un ambiente artificiale semiallagato con degli incavi laterali al cui centro è ricavato un rialzo su cui giacciono delle colonne cadute. Quindi notate bene questa descrizione. Un ambiente artificiale semiallagato con incavi laterali e colonne cadute. Bene, questa descrizione si attaglia molto bene ad una struttura che questa sì che esiste, con certezza, perché è stata esplorata, ed è il cosiddetto Pozzo di Osiride, che si trova, questa è una, vedete a sinistra, una rappresentazione di Giza, della piana di Giza, con le tre piramidi, la Sfinge, e fra la piramide di Cafre e la piramide, o Kefren alla greca, e la Sfinge, vi è questa struttura ipogea, sotterranea, il Pozzo di Osiride, che si trova proprio a metà strada fra piramidi e Sfinge circa, è proprio in corrispondenza della via rialzata che collega il tempio di Cafre con il tempio, con le strutture templari a valle. A destra di questa slide vedete la sonometria interna, la ricostruzione sonometrica di questa struttura ipogea, che è molto complessa perché scende per una profondità complessiva di circa 30-40 metri, articolandosi su tre livelli differenti. C'è una prima discesa e un primo livello, molto semplice. Una seconda discesa è un secondo livello più complesso, con delle nicchie e sarcofagi, quindi tombe, funzione funeraria. E infine una terza discesa che porta appunto ad un ambiente semiallagato. Un ambiente semiallagato, quindi una stanza rettangolare con un canale perimetrale, un passaggio che consente di scavalcare il canale perimetrale ed accedere ad un'isola, sostanzialmente un isolotto centrale, con quattro colonne agli angoli di questo isolotto. E è stato anche rinvenuto un sarcofago aperto e parzialmente spaccato all'interno di questo locale. E questa struttura, posso dire, è di esplorazione abbastanza recente, nel senso che è stata esplorata per la prima volta sul finire degli anni 90, cioè poco più di 20 anni fa, 20-25 anni fa. Perché? Perché la falda freatica sotto la piana di Giza era molto alta ed ha fatto sì che questa struttura fosse invasa dalle acque fino a, penso anche il secondo livello fosse invaso dalle acque, quindi forse era accessibile solo il primo. E fu proprio Zahi Hawass, se ne conosceva l'esistenza già da molti decenni, già da più di un secolo come minimo, ma soltanto in tempi recenti, appunto 25 anni fa, Zahi Hawass mise delle pompe e riuscì a drenare completamente l'acqua e ad arrivare fino in fondo. E come vedete, questa struttura si attaglia bene come descrizione a quello che dicevamo prima, un ambiente artificiale semiallagato, con incavi laterali, e con centro ricavato un rialzo su cui giacciono delle colonne cadute. Qual è l'altra cosa interessante? Che questa struttura, questa conformazione, cioè la forma di questo vano allagato, ricorda molto bene quella dell'Osireion, ad esempio. L'Osireion è un'altra struttura, l'Osireion di Seti I ad Abidos, un'altra struttura archeologica, un sito archeologico molto, molto celebre, molto importante, che presenta una conformazione di questo genere, cioè c'è un canale perimetrale che porta dell'acqua e una sorta di isola centrale con colonne lungo i lati di questo isolotto. Cos'è la cosa curiosa di cui mi resi conto? È che questa conformazione è schematizzata, vedete qui, fra la foto dell'Osireion e la rappresentazione planimetrica, c'è uno schema, vedete, un rettangolo aperto e una lineetta. Ebbene, questa rappresentazione, questo schema, che è schematicamente è esattamente lo schema architettonico dell'Osireion, cioè il canale perimetrale e l'accesso laterale,
ed è appunto anche lo schema del locale, dell'ambiente più profondo del pozzo di Osiride. Questa raffigurazione schematica è il geroglifico egizio che suona PR. Cioè, questo geroglifico, letto come l'avrebbero letto gli egizi, suonerebbe con le consonanti PR. Ora, a questo punto, non poteva non scattare nella mia mente l'associazione con questo fatto, cioè che Rumor aveva identificato nei documenti, nelle mappe di Rumor, questo locale era contrassegnato con le lettere PR ed aveva una forma tale che era schematizzabile con il geroglifico che in egizio suona PR. Mi sono detto che non poteva essere un caso. E quindi, a mio avviso, di qui è partita l'idea che il pozzo di Osiride rappresentasse realmente la struttura, il luogo in cui erano depositate quelle tavolette di gesso di cui dicevo prima. Quindi non esattamente sotto la Sfinge, ma comunque in prossimità della Sfinge, perché non è da escludere, ci siamo accorti che in qualche caso, in diversi casi, le informazioni riportate nei documenti di Rumor potevano anche tendere a depistare leggermente, magari, il curioso, cioè fornire informazioni parzialmente corrette, ma che, se seguite la lettera, potevano essere anche fuorvianti. Quindi la mia idea è che quei disegni riportati, ricoperti da Rumor, rappresentassero sostanzialmente l'idea che nella piana di Giza vi era un locale sotterraneo che aveva conservato le tavolette di gesso di cui avevo parlato poc'anzi. E quindi la nostra ipotesi che proponiamo nel libro, nell'altra Europa, è che questo locale PR, andasse identificato per appunto con quella struttura che oggi è noto come il pozzo di Osiride. Tra l'altro esiste anche questo epiteto che gli antichi egizi attribuivano alla piana di Giza, e cioè era letto in antichi egizi, era Per Vesir Neb Rastav, il cui significato è casa di Osiride, signore di Rastav. Cioè l'intera piana di Giza aveva come epiteto questo, cioè era identificato come la casa di Osiride, signore di Rastav. E Rastav, o Rostau, era il nome attribuito dagli antichi egizi per l'appunto a Giza, e aveva in sé una connotazione, un riferimento per l'appunto all'idea di ambienti sotterranei. Questo per dire che c'è appunto tutta una serie, una circolarità di elementi che sembra potersi concludere con l'ipotesi che abbiamo fatto, che per appunto il pozzo di Osiride fosse la sede, il luogo in cui erano custodite delle informazioni estremamente importanti, riportate per appunto nelle tavolette di gesso di Giza. Ecco, qui in questa slide possiamo vedere alcuni dei simboli che erano rappresentati, iscritti in queste tavolette di gesso. Abbiamo cercato di approfondire, di investigare, di confrontarli con tanti altre iscrizioni, simboli, caratteri alfabetici dell'antichità, ma non abbiamo trovato una corrispondenza precisa con nessuno di essi, anche se c'è qualche familiarità, qualche somiglianza, così a tratti, di isolatamente, di qualche carattere. Ma non vi è una precisa corrispondenza con alfabeti o caratteri noti. E questo, anche questi sono simboli che erano presenti nel materiale di Rumor, che Rumor mi condivise sin dagli inizi, sin dai primi tempi. Ecco, qui, andando avanti in quello che è stato il mio percorso, il mio contributo sullo studio di Giza finalizzato all'altra Europa, dicevo, c'è un testo, un passaggio particolare dei rotoli di rame di Nusaybin. Dicevo poco fa che per appunto vi erano state due importanti ritrovamenti archeologici a cavallo fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Uno era una tavoletta di gesso e l'altro erano per appunto i rotoli di rame di Nusaybin. E nei rotoli di rame erano riportate molte informazioni, per lo più scritte però in un linguaggio abbastanza criptico e mitico. Una di quelle informazioni riportate era quella che qui ho riportato in questa slide, che adesso vado a leggere. Si diceva: i sorveglianti sono divenuti illuminati
quando hanno posto le tre piattaforme rialzate sulla collina a fianco del fiume, nel luogo in cui l'alto e il basso si bilanciano, lungo la via d'acqua che serpeggia fra le canne, sul punto di maggiore intersezione della rete, scrivendo con la pietra gli avvertimenti da rispettare. Ora, anche in questo caso, Rumor, quando mi passò il suo memoriale, perché mi passò sia immagini, mappe, disegni, ma anche tutto un documento che lui aveva scritto, in cui aveva riportato tutte le informazioni che aveva potuto desumere dall'archivio di mio padre. Riportando queste informazioni qui, lui non si era reso conto di cosa parlava. Io riconobbi, avendo già riconosciuto le mappe, riconobbi subito che si parlava ancora una volta di Giza. E cioè, innanzitutto, cosa dice? Dice che i sorveglianti, e qui mi rilascio a quello che diceva all'inizio, quando parlavo del collegio dei sorveglianti, i sorveglianti sono divenuti illuminati. Questo è già più difficile da capire cosa voglia dire che i sorveglianti sono divenuti illuminati. Mettiamoci un attimo una parentesi qui. Ma quando sono divenuti illuminati? Quando hanno posto le tre piattaforme rialzate. Le tre piattaforme, nel linguaggio allusivo dei documenti di Rumor, si riferiscono alle tre piramidi. Quindi qui si riferisce all'edificazione, se non delle piramidi intere, delle tre basi delle piramidi. Le tre piattaforme rialzate sulla collina a fianco del fiume. La collina è l'altopiano di Giza, perché Giza è un plateau che si alza di qualche decina di metri rispetto al fondo alluvionale della valle del Nilo. Il fiume ovviamente è il Nilo, come specificato anche più avanti, la via d'acqua che serpeggia fra le canne, è un riferimento al Nilo. Il luogo in cui l'alto e il basso si bilanciano, anche questa è un'immagine molto, molto suggestiva, che sta a identificare il fatto che quella località, Giza, e in particolare Menfi, l'area di Menfi, che è a 10 km circa da Giza, più a sud di Giza, Menfi era il luogo in cui l'Alto Egitto e il Basso Egitto confinavano. E noi sappiamo che storicamente la storia dell'Egitto inizia proprio quando l'Alto Egitto, che aveva un suo sovrano, e il Basso Egitto, che aveva un altro, a un certo punto si unificano a creare per appunto il regno dell'Egitto unificato. E da lì inizia la storia dinastica dell'antico Egitto, con il primo sovrano, Menes, o re Scorpione anche, intorno a circa al 3100 a.C., perlomeno le cronologie più accreditate parlano di questa data. Quindi questo è un riferimento, ancora una volta, al luogo di Giza, il luogo in cui l'Alto Egitto e il Basso Egitto confinano e quindi si bilanciano a livello territoriale. La via d'acqua che serpeggia fra le canne, come dicevo, riferimento al Nilo. Anche qui il riferimento successivo, molto criptico, ma io credo di averlo individuato, sul punto di maggiore intersezione della rete. Cosa vuol dire? Vuol dire che molti altri autori precedentemente, ho trovato scritti in molti testi, anche su internet, hanno osservato che la piana di Giza, è la località in cui, se tracciamo il meridiano passante per Giza e il parallelo passante per Giza, sono le due linee che intersecano la maggior quantità di terra emersa nel mondo. Noi possiamo tracciare in qualunque altro punto del globo, avrebbe un meridiano e un parallelo che incrocia meno terre emerse. Quindi, secondo me, questo, se verificate su un mappamondo, è piuttosto precisa questa affermazione. Ho stimato che probabilmente il punto esatto è un po' più a est di Giza, ma non di molto, poche centinaia, cioè 400-500 chilometri. Quindi è un riferimento abbastanza preciso al fatto che Giza è geodeticamente, cioè sul globo, è un punto molto particolare, cioè appunto rappresenta il punto in cui un meridiano e un parallelo interseca complessivamente più terra emersa. E l'ultimo anche è l'ultimo riferimento che leggiamo qui, è che questo è estremamente suggestivo, scrivendo con la pietra gli avvertimenti da rispettare. Questo è cosa significa? Significa che il sito di Giza era deputato ad ospitare delle informazioni scritte, che sono poi le tavolette di gesso di cui dicevo prima, che avrebbero conservato delle informazioni, in particolare un certo avvertimento, un monito lanciato alle civiltà, alle popolazioni future. Ma che tipo di monito, che tipo di avvertimento? Si legge ancora nei documenti di Rumor che coloro i quali avevano realizzato le piattaforme e scavato il puntatore, le piattaforme sono
le piramidi e il puntatore è la Sfinge. Perché il puntatore? Perché il puntatore, questo è stato osservato già da Robert Duvall e Graham Hancock, la Sfinge è un puntatore equinoziale, cioè punta esattamente ad est, ed essendo di aspetto leonino, presumibilmente è un indicatore equinoziale della costellazione del Leone, ossia quando ossia dell'era precessionale del Leone, quando l'equinozio di primavera avveniva nella costellazione del Leone. Quindi le piattaforme sono le piramidi, il puntatore è la Sfinge, quindi coloro i quali avevano realizzato le piattaforme scavate il puntatore l'avrebbero fatto affinché fosse trasmessa per sempre a chi possiede la conoscenza e ai ricercatori della via il contenuto dell'avvertimento. Cioè, in qualche modo, la piana di Giza doveva essere codificata attraverso le piattaforme, cioè attraverso le piramidi, attraverso il puntatore, attraverso la Sfinge, doveva codificare certe particolari informazioni che però sarebbero state rivelate soltanto a chi possedeva la conoscenza, cioè in qualche modo a chi era iniziato, a chi era sufficientemente iniziato per riconoscere le informazioni che vi erano contenute. In qualche modo, in questo linguaggio criptico e allusivo, secondo noi, la nostra interpretazione, il significato da dare, da attribuire a questa espressione è appunto quello che ho appena detto. E qual è il significato dell'avvertimento? Il significato dell'avvertimento era per l'appunto quello che un determinato evento di carattere catastrofico era accaduto a spazzar via quella civiltà. Un avvertimento che aveva a che fare con un fenomeno geofisico che si chiama slittamento della litosfera, di cui io mi ero già occupato, e anche questa è un'altra connessione con i miei lavori precedenti. Io me ne ero già occupato quando avevo scritto Il segreto di Giza, perché infatti avevo collegato l'interpretazione in chiave archeoastronomica delle piramidi di Giza con la teoria, come dicevo all'inizio, con la teoria degli slittamenti della litosfera di Charles Hapgood. E la mia sorpresa fu grandissima quando mi resi conto che il materiale di rumore, e in particolare il rotolo di Nusaybin e i tavoletti di gesso di Giza, parlavano della stessa cosa. Cioè, facevano entrambi riferimento, anche in termini, riportando informazioni abbastanza precise ad allineamenti con determinate stelle, con determinati riferimenti geodetici, eccetera, vi erano per appunto informazioni e descrizioni di eventi che avevano a che fare per appunto con questo genere di avvenimenti, con gli slittamenti della litosfera, che causano fenomeni quali terremoti, trasgressioni marine, quindi alluvioni, e quindi tutta una serie di effetti che nel linguaggio allusivo del materiale, dei documenti di rumore, erano chiamati, ad esempio, i terremoti, erano chiamati onde di roccia, per farvi capire come era il modo di esprimersi di quei documenti. E ad esempio le inondazioni, le trasgressioni marine causate da questi eventi di slittamento della litosfera erano chiamati scalini d'acqua, scalino dall'idea di un improvviso innalzamento del livello del mare. E quindi ecco, ricapitolando, i rotoli di rame e le tavolette di gesso riportavano informazioni relative a questo catastrofico evento che aveva spazzato via questa antica civiltà. E l'avvertimento che era codificato nelle strutture realizzate a Giza, come ho detto poc'anzi, nella piramide della Sfinge, aveva a che fare per l'appunto con questo avvertimento. Come dire ai posteri, sappiate che esistono determinati eventi che possono causare sconvolgimenti di carattere globale. Sostanzialmente il concetto che volevano veicolare poteva essere questo. Il concetto che i sorveglianti volevano veicolare quando predisposero il progetto di Giza poteva essere questo. Questo concetto, cioè il fatto che, come scritto in questa slide, Giza dovesse essere una sorta di tabernacolo dove custodire l'essenza spirituale di coloro che avevano messo in movimento la nuova era, cioè di coloro che avevano rifondato la civiltà, in qualche modo è un concetto molto simile a quello di cui parlano molti veggenti, per cui più celebre probabilmente quello Edgar Cayce, il famoso profeta dormiente americano, che nella prima metà del Novecento
produsse una grande quantità di letture medianiche, e lui era, si riteneva, diceva di essere la reincarnazione di un sacerdote dell'Atlantideo, quindi di essere vissuto 12.000 anni prima ad Atlantide, e sosteneva che esisteva a Giza, da qualche parte, quello che lui chiamava la sala dei documenti, o sala degli archivi, o camera degli archivi, chiamati in vari modi. Però il concetto è che doveva esistere un luogo, una località in cui erano conservate informazioni risalenti per appunto al periodo antediluviano, alla civiltà atlantidea. E questo è un concetto che si ritrova attraverso appunto non solo il materiale di Rumor e Edgar Cayce, ma lo ritroviamo in tanti altri autori anche molto precedenti, addirittura anche in certe tradizioni arabe diciamo di oltre 1000 anni fa. Ad esempio è anche possibile che lo stesso Mamun, il califfo Mamun, che fu il primo a violare la grande piramide scavando quello che è poi l'accesso che ancora oggi viene utilizzato per entrare nella piramide, perché l'accesso originario non era stato, era occultato allora. Lo stesso Mamun probabilmente era animato dall'idea di trovare all'interno della piramide qualcosa di importante, qualcosa di estremamente importante, che forse era associabile, riferibile anche ai cosiddetti libri di Thoth. I libri di Thoth, di cui parlano le stesse tradizioni egizie, conservavano le informazioni che servivano ai sacerdoti per edificare i templi sul modello di quelli che erano i templi antichi del tempo degli dei, cioè di molte migliaia di anni prima. Quindi c'era l'idea, insomma, che esisteva la stessa tradizione egizia, aveva questo concetto, portava questo concetto nella sua tradizione, che esistevano dei libri antichissimi che conservavano le informazioni utili per ricreare, ricostruire i templi sulla base dei modelli dei templi costruiti nel tempo degli dei, quindi almeno 10.000 anni prima. Ed questo è un tema che ho sviluppato e affrontato più in dettaglio nel libro di cui vi accennavo all'inizio della serata, dell'incontro, e che spero di poter pubblicare fra breve. Noris? Sì? Posso fare un piccolo intervento così respiri? Certo, sì, perché ho detto molte cose. Anche il discorso di Edgar Cayce e di altri veggenti, perché anche la Blavatsky riportano le stesse cose. Allora, questo tipo di informazioni, se si studiano gli accadici, i sumeri, appaiono, come appaiono il discorso che appunto Giza sia una piana, almeno una piccola parte dove sono edificate le piramidi, sia una piana artificiale, perché comunque era... all'epoca era una delle tecniche costruttive che venivano effettuate, dove edificavano anche i templi o gli osservatori sopra un'altra struttura che serviva a dare stabilità, visto la tipologia del terreno. E appaiono anche queste informazioni che poi Cayce e altri, adducendo a momenti di trans, momenti di canalizzazione o altro, o ipnosi, diffondevano. Ma di fatto avevano acceduto, bene o male, tutte una stessa tipologia di informazione, per cui ancora di più è evidente che ci sono delle o una o più società segrete che portano avanti queste conoscenze. Tra l'altro anche tra il materiale sumero, che non sono solo le tavolette, ma ci sono anche altre tipologie di iscrizioni che ne sono in proto ebraico e non in cuneiforme, viene raccontata questa storia qui. Per cui forse veggenti, per modo di dire, era un sistema come un altro per rivelare alcune cose alla gente senza dare una base di conoscenza, però si dicevano facendo in modo che si pensasse che era una canalizzazione, una reincarnazione che parlava o altro del genere. E guarda caso,
coinvolge sempre le strutture sacerdotali di queste società che c'erano, per cui di queste civiltà, da quella sumera, quella egizia, a le varie stratificazioni e quello che si è alternato dopo come potere religioso. E sappiamo bene che alla fine erano quelli che governavano. Infatti, certo, molti degli argomenti che tu stai trattando li ho toccati anch'io durante la conferenza che ho fatto 2 settimane fa sulla Bibbia, che appunto c'è questo convogliare di informazione. Io mi sono soffermato al discorso degli accadici e sumero accadici, che loro stessi dicevano che era quello che conoscevano, l'avevano ricevuto da un popolo precedente. Si parla appunto dell'uomo pesce, si parla di tutte queste culture antiche che gli hanno elargito informazioni e hanno elargito soprattutto le conoscenze che poi gli hanno permesso di far sviluppare la loro civiltà all'epoca. Per cui da qualsiasi punto iniziamo ad affrontare le cose, ci troviamo sempre con le stesse descrizioni. Tu sei partito da Giza, io dai Sumeri, e ci troviamo con le stesse informazioni in mano, le stesse identiche informazioni. Esattamente, è molto giusto quello che dici, Veleno, perché sì, è anche il libro Lo specchio celeste di Graham Hancock che ha messo in luce come per l'appunto questa idea di una trasmissione di conoscenze da una compagine estremamente ristretta a un'umanità che doveva essere ricivilizzata, è un'idea diffusa in tutto il mondo. E oltre per appunto, come abbiamo detto questa sera, gli Apcallu, oltre al Collegio dei Sorveglianti in terra d'Egitto, c'erano anche i 7 saggi in India, nel subcontinente indiano, c'erano anche le divinità come Quetzalcoatl nel Mesoamerica, c'erano anche altre divinità nell'America meridionale, nel Perù, Bolivia, eccetera, che tutte avevano questa funzione, questo ruolo di divinità civilizzatrici, che avevano portato un certo messaggio, una certa serie di conoscenze che avevano rappresentato, reso possibile il fiorire di queste civiltà. Quindi effettivamente è un concetto globale a cui possiamo accedere da diverse entrate, come giustamente osservato tu, Veleno. Sì. E a proposito del fatto del ricostruire, riprogettare, riedificare su tempi precedenti, è tanto vero questa cosa qui che se non interamente la Piana di Giza, perché la Piana di Giza nella sua vastità più di 1 chilometro per 1 chilometro, è in gran parte naturale, ma le piattaforme delle le basi delle 3 piramidi, io sono convinto che siano state prima edificate, tracciate le basi e completate le piramidi in epoca successiva. E questo addirittura lo dice anche i documenti di Rumor. In un certo passaggio dicono per l'appunto questo, che prima vennero tracciate le piramidi e completate solo successivamente, sulla base di apportando alcune correzioni di orientamento, perché nel frattempo l'assetto del globo era leggermente cambiato. Cosa voleva dire questo? Voleva dire che, e questo è tutto un concetto che appunto sviluppo meglio nel libro che accennavo prima, nel nuovo libro, praticamente è successo, a mio avviso, che le piramidi furono tracciate come basamento, come basi, come piattaforme di base, per questo che i documenti di Rumor le chiamano piattaforme, furono prima tracciate come piattaforme. Io nel mio libro arrivo a stimare 17.000 anni fa, i primi progetti di carattere archeoastronomico. Quindi i primi tracciamenti possono essere stati realizzati fra 17 e 14 mila anni fa circa, dopodiché intervennero quei disastri di cui dicevo prima. E c'entra anche, oltre lo slittamento della litosfera, anche un probabile impatto cometario, di cui dirò anche fra breve con una slide. E tutta questa serie di eventi avrebbe causato una modifica dell'assetto terrestre, tale che l'orientamento delle piramidi, delle basi delle piramidi, tracciato in età antica, non era più conforme con l'orientamento della Terra in età successiva. Per cui quando le piramidi furono effettivamente completate, fu apportato un leggero ritocco all'orientamento, molto piccolo. Ma la cosa incredibile è che questo ritocco è ancora riscontrabile a livello di rilievo topografico.
Perché è talmente precisa l'esecuzione delle tre piramidi che questa minima differenza che c'è fra l'una e l'altra ci fa capire che, non posso spiegarlo questa sera perché non ho il supporto delle slide che servirebbero, ma ci fa capire che qualcosa è intervenuto fra il prima e il dopo. È esattamente quella catastrofe di cui dicevo l'altro prima. Quei che basamenti in alcuni documenti penso che siano gli stessi che poi ho avuto per le mani anche Rumor, quelli che ho avuto la possibilità di consultare anch'io, e parlano che appunto sotto c'erano le sale dove avvenivano le normali funzioni, diciamo, di questi sacerdoti, tra virgolette, ma anche i loro archivi, le loro librerie, dove contenevano il sapere. Sì, poi è possibilissimo. Prego, combacia con tutta una serie di cose che poi emergono da fonti diverse, tra cui anche, come abbiamo visto, quella copia che ha fatto Rumor a mano corrisponde tantissimo con delle descrizioni di documenti che ho letto anch'io, dove si riportano le stesse identiche cose. Ecco che avrebbe un senso il fatto di trovare in quelle stanze della documentazione e trovare le famigerate tavolette di gesso che sono state proprio trovate lì, ma non verrà mai ammesso ufficialmente. Hanno fatto un ni, hanno detto un ni perché non vogliono ammettere che c'è qualcosa lì sotto. Però, infatti, scusami. No, purtroppo, scusa, te l'ho veleno, scusa, dicevi? Ho detto scusami che ti ho interrotto, no, perché no, è interessantissimo, no, quello che no, stai no, dicendo. No, è molto, molto stasera. Giusto quello che dici. No, purtroppo quei ritrovamenti, le tavolette, i rotoli di rame, purtroppo sono in mano alla struttura e li tiene nascosti in località segrete. Una di queste località è addirittura la famosa cappella di Roslin presso Edimburgo, che è molto nota, questa cappella, a chi ha visto il Codice da Vinci e a chi conosce la materia di Rennes-le-Château. Questo non entriamo minimamente nella materia perché è una cosa di una vastità, di una complessità incredibile, però per dire come ci siano trasversalmente degli incroci fra queste materie, Rosa Croce, esoterismo, Rennes-le-Château, Cappella di Roslin, eccetera, che ha dell'incredibile. Comunque, per concludere, quei ritrovamenti purtroppo sono tenuti segreti e non ci è dato modo di esaminarli, di averli dal vivo. E vado avanti perché c'è un finale abbastanza sconcertante. Le ultime slide. Allora, nei rotoli di Nusaidon, per l'appunto, questi rotoli qui, c'erano riportate anche queste informazioni. E cioè, praticamente, allora, in termini, come dicevo prima, il linguaggio di questi rotoli era di carattere mitico, leggendario, allusivo, e in questo linguaggio qui era scritto che quella catastrofe si era abbattuta sull'umanità per punizione, perché l'umanità antidiluviana, voglio dire, si era macchiata di una certa colpa. Questa colpa era, ho qui virgolettata perché riporto esattamente le descrizioni, quello che ha riportato il documento di Rumor. Virgolettata, quindi, la colpa di avere guastato gli animali, creato le vite che lo spirito e l'ordine non avevano voluto, acceso le luci che non danno calore, violato il corpo della madre e misurato le sue estremità, separato il seme della terra, bruciato l'acqua marcia, contato le anime nei loro orizzonti e studiato i loro cammini per poterle sorprendere all'uscita dalla porta del cielo. Ora voi direte, che diavolo vuol dire tutto questo? Per me ha un significato che ogni volta che lo leggo mi si accappona la pelle. Adesso ve lo dico. Perché guastato gli animali vuol dire alterato il DNA degli animali. Vuol dire modificato geneticamente gli esseri viventi. Creato vite che lo spirito e l'ordine non avevano voluto, vuol dire creare vite artificiali, creare vite con DNA sintetico sostanzialmente, vite che non erano state volute dallo spirito inteso come ente creatore, come ente supremo, e l'ordine naturale non avevano voluto. Quindi parliamo di manipolazione genetica in questi due primi riferimenti. Avevano acceso le luci che non danno calore. Allora, le luci in antichità erano fornite da fuoco, dalle torce, che davano calore, erano fuoco. Le luci che non danno calore sono la luce elettrica, oppure forme di illuminazione ancora più evolute,
che magari non ci immaginiamo ancora nemmeno, magari la luce LED che non dà nemmeno calore, proprio luce fredda. Quindi accese le luci che non danno calore è questo, fonti di luce moderne, sostanzialmente, proprie della tecnologia moderna. Violato il corpo della madre e misurato le sue estremità. La madre tradizionalmente è associata alla madre terra. Io intendo che, secondo me, violare il corpo della madre, che vuol dire essere entrati in profondità della terra per misurarne le sue profondità, cioè per misurarla la sua conformazione interna e magari anche per costruire strutture ipogee sotterranee. Ancora più scuro però è quello dopo. Separato il seme della terra. Separare il seme della terra, allora, io ho idee, ultimamente mi sono fatto l'idea che possa significare, possa essere collegato alla catastrofe dello slittamento della litosfera. Cioè, il seme della terra potrebbe essere riferito al nucleo, alla parte più interna della terra, che in qualche modo, con le loro operazioni di violare il corpo della madre, cioè di entrare in profondità della terra, potrebbero avere disconnesso la parte, gli strati più profondi della terra con gli strati più superficiali, cioè con la litosfera. E creato un'instabilità che avrebbe provocato, facilitato quella catastrofe che dicevo prima, dello slittamento della Terra, della litosfera. È molto congetturale quello, però visto il contesto in cui si parla di tecnologie, di cose estremamente evolute, potrebbe anche starci questo concetto, anche perché recentemente, non più di un anno fa, ascoltando una testimonianza non canalizzata, ma di veggenti. È un sito che si chiama Farsight qualcosa, adesso non ricordo bene, che riporta le visioni, diciamo così, di remote viewing, come si dice, cioè di visione a distanza, fatte da persone, da individui, che hanno evidentemente certe capacità che si possono anche coltivare, comunque bisogna avere una certa capacità di fondo. In una di queste sedute di remote viewing sarebbe stato descritto proprio un concetto di questo genere, cioè che ovviamente all'insaputa del remote viewer, cioè lui non sa quello che sta descrivendo, ma descriveva un'azione che consisteva nel scendere in profondità nella Terra, ma molto in profondità, parliamo di decine e decine di chilometri, fino a provocare una tale catastrofe da produrre un'esplosione disastrosa che si sarebbe riverberata in superficie. E soltanto alla fine al remote viewer era rivelato che gli era stato detto di descrivere la fine di Atlantide. Lascio a voi la valutazione sulla credibilità della cosa, però quando ho saputo di questa lettura fornita da questo remote viewer, Non ho potuto far meno di associare questo separare il seme della terra con un'azione di qualcuno che scende in profondità e produce un dissesto di qualche genere nella struttura interna della terra, che poi avrebbe causato per appunto la catastrofe. Ma vabbè, andiamo avanti. Bruciato l'acqua marcia. Ora, l'acqua marcia è ovviamente il petrolio, perché è il frutto della decomposizione di materiale organico. Quindi questa gente conosceva il petrolio, usava il petrolio e l'aveva bruciato, lo bruciava per fonte di energia, evidentemente. L'ultima è quella più inquietante, e anche se non fossero state abbastanza queste precedenti, ed è contato le anime nei loro orizzonti e studiato i loro cammini per poter sorprendere l'uscita dalla porta del cielo. Ora questo per me ha a che fare, io lo vedo, ha a che fare con controllare il processo di reincarnazione delle anime. Cioè, sostanzialmente, questa gente, questi individui antidiluviani, avevano la tecnologia, le capacità, perché parliamo proprio di tecnologia, qui mi rilascio agli studi di Malanga, pari. Questa gente aveva proprio la tecnologia per catturare, ingabbiare l'anima, o per sorvegliare i percorsi delle anime dopo la morte. Cioè, dopo la morte l'anima si separa dal corpo, sappiamo, e passando determinate porte del cielo, quindi seguendo determinati percorsi, va in una situazione, in un piano, che è intermedio fra un'incarnazione e l'altra. Evidentemente questa gente, questi individui, avevano trovato il modo di seguire le anime in questi processi, in questi percorsi di entrata ed uscita dal corpo, studiando i loro cammini. E per me è particolarmente inquietante questo, per poterle sorprendere all'uscita dalla porta del cielo.
Io qui ci vedo, ci leggo un'allusione ad un processo di controllo non benevolo delle anime nel processo di incarnazione e reincarnazione sulla Terra. E tutto questo mi ricorda moltissimo gli studi di Malang, che hanno appurato per l'appunto come, sapete bene, avete parlato anche voi, e molti del pubblico avranno visto molti video che parlano di queste sue ricerche. Le ricerche di Malang hanno appurato che esistono delle entità aliene o comunque extradimensionali che collaborano però con gruppi terrestri, anche militari, per poter catturare determinate proprietà, capacità, caratteristiche delle anime, dei soggetti che loro rapiscono, e caratteristiche e potenzialità che servono agli individui che sono poi mandanti di queste operazioni. Il tema è vastissimo e non si può affrontare qui, però la mia idea è che questo concetto sia in qualche modo collegabile, il concetto che troviamo qui nei documenti di Drumore, sia collegabile a queste operazioni che Malang ha accertato, e non solo Malang, hanno accertato avvenire ancora oggi, in questi tempi. Perché? Perché probabilmente, possibilmente, quella gente, cioè quel collegio dei sorveglianti che poi è diventato la struttura, che poi si è arrivata fino ai giorni nostri, qualcosa di quelle antiche finalità, può essere rimasto tuttora, e magari ci sono fazioni, parti che possono essere anche più benevoli nei confronti dell'umanità, altre però potrebbero non esserlo altrettanto e potrebbero covare determinate finalità, determinate idee che non sono molto, molto esaltanti per noi. E, ecco. Lascio anche voi, come anche nel caso precedente, a voi il giudizio se questa cosa risuoni anche voi in questa maniera oppure no. A me risuona molto, molto in questi termini. In questa slide illustravo quello che era... Sì, anche a me risuona molto la tua idea, Loris. Tra l'altro, sì. Io mi sono fatto l'idea che potrebbero essere proprio queste creature sintetiche che sono quelle che gestiscono anche le anime. Sì, perché in qualche modo a loro manca qualcosa sì. Che invece noi possediamo. Sì, 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 sì. Sì, a questo punto possiamo che scoprire le carte. Cioè la mia idea non è condivisa da Rumor, perlomeno non ufficialmente. La mia idea è che all'origine, cioè quando parliamo di dei dell'antico Egitto, semidei, esseri divini, semidivini, eccetera, io sono convinto che si tratti proprio di individui parzialmente umani, o anche effettivamente non interamente, non realmente terrestri, e che quindi questa compagine, questo collegio dei sorveglianti sia un retaggio di questa gente, di queste entità, e che in passato, fino a qualche migliaia di anni fa, e lo vediamo ancora in Akhenaton, erano caratterizzati da certe caratteristiche fisiche, che sono ad esempio il cranio allungato. Il cranio allungato è di una certa conformazione fisica un po' particolare, che quella col bacino allargato. È un po' molto particolare Akhenaton, non è che sua sorella Nefertiti, sorella e sposa Nefertiti, vedo questo cranio estremamente allungato. Un cranio allungato che troviamo in tutto il mondo, anche questo, lo troviamo in Perù, troviamo in Messico, troviamo a Malta, che era una delle sedi della struttura, abbiamo visto all'inizio nelle mappe che vi ho fatto vedere. A Malta furono rinvenuti all'inizio del Novecento diverse migliaia di crani allungati negli ipogei, nelle strutture ipogee di Malta, che per un certo periodo di tempo sono rimasti anche nel museo di Malta, negli scantinati per lo più. Ma adesso sono spariti, non sono più visibili, non sono più... Un mio amico che è andato a Malta qualche anno fa ha chiesto espressamente al direttore del museo se questi teschi fossero ancora visitabili, ha detto no, c'erano, ma non sono più visitabili, non ci sono più. La mia idea è che questa gente dai crani allungati fossero una stirpe ibrida fra gli dei primigeni, chiamiamoli dei primigeni,
che erano quelli che avevano per appunto che corrispondono alle divinità della tradizione dell'antico Egitto. Ecco, questi crani allungati erano una sorta di stirpe intermedia che avrebbe sempre avuto una funzione di accentrare il potere politico, sacerdotale e di conoscenza. E questa stirpe sarebbe rimasta, diciamo così, visibile fino ad un certo punto. Poi da un certo punto è sparita, si è sottratta, si è messa nell'ombra, perché evidentemente è diventato sempre più scomodo essere visibili. Cioè a un certo punto il potere capisce che è meglio mettersi in secondo piano, è meglio far lavorare delle figure che facciano da schermo, perché altrimenti essere troppo riconoscibili diventa poco prudente quando la popolazione un po' alla volta comincia a risvegliarsi. Anche qui, detto fuori per essere chiari, la democrazia, quella che noi chiamiamo democrazia, è un paravento che è stato inventato un paio di secoli fa per illudere la gente di essere padrone dei propri destini, e quando invece serve da schermo per occultare chi sono i veri manovratori. Quindi abbiamo tutta una serie di schermi che ci occultano dalla presenza, dall'esistenza di queste entità che governano l'umanità. E come diceva appunto Veleno, queste entità, anche chissà che non ci siano anche fra queste delle entità sintetiche che hanno bisogno anche, sintetiche o comunque non pienamente umane, non dotate di anima, come dice Malang, che abbiano bisogno di qualcosa che solo l'essere umano possiede. Ecco, e qui dicevo che c'era questa idea per l'appunto che le catastrofi avvenute al termine dell'ultima era glaciale potrebbero essere collegate anche a quelle che definite l'ipotesi dell'impatto cometario sul Nord America, avvenuto circa 12.900 anni fa. Questa è un'ipotesi scientifica che è stata presentata, come vedete qui nella slide, nel 2006 ad un convegno di geofisici, e poi nel tempo ha acquisito sempre più piede, perché sono trovate sempre più riscontri oggettivi addirittura in tutto il mondo. Cioè sarebbe una cometa, un grosso corpo celeste sarebbe caduto sulla calotta glaciale nordamericana 12.900 anni fa esatti, perché sappiamo esattamente l'età, perché quella è una data spartiacque fra quella che dà l'avvio al Dryas recente, che è stato un momento in cui la condizione climatica sono precipitate improvvisamente, mentre in un periodo in cui ci stavamo lentamente avviando verso la deglaciazione. E questo evento, il cadere dell'impatto di questa cometa sulla calotta glaciale nordamericana avrebbe causato una devastazione paurosa, innanzitutto nel Nord America, perché avrebbe provocato la fine della civiltà Clovis che allora era prevalente in quel periodo. Ma avrebbe provocato altri effetti a catena, con scioglimento per l'appunto di ghiacci, innalzamento dei livelli dei mari, un fenomeno probabilmente avrebbe destabilizzato la Terra, questa è la mia idea, destabilizzato leggermente la Terra, creando per l'appunto lo slittamento polare di cui dicevo poc'anzi, e quindi tutto questo per inserire con un concetto di carattere scientifico nella descrizione così leggendaria e mitica che il materiale di rumor fa di queste catastrofi. Ecco, sono arrivato al termine della mia presentazione. Eccomi. Aspetta che ti rimetto. Sì. Ok. Sì. Senti, è tutto interessantissimo. Io ho cercato di prendere nota di alcune domande. Ce n'erano parecchie, ovviamente non possiamo rispondere a tutti. Vedi tu quella che se c'è qualcosa che ti ha... No, diciamo che ce ne sono di quelle più frequenti. Diciamo che ha incuriosito tanti il discorso delle tavolette di gesso nell'acqua, perché molti dicono ma cosa è rimasto, come hanno fatto a conservarsi con l'acqua, con l'umidità e tutto, no? Dovrebbero essersi... Ma erano di gesso per l'appunto, cioè si vengono chiamate tavolette di gesso, per cui probabilmente erano in grado, essendo pietra, quindi erano in grado di reggere, ed essendo iscritte, scolpite, non iscritte, scolpite. I rotoli di rame erano una cosa, che furono rinvenuti in una
a Nisibis, per appunto il confine fra Siria e Turchia. I tavoletti di gesso rinvenuti in profondità, essendo un materiale lapideo e scolpito, era probabilmente in grado di conservarsi. Poi non sappiamo in che condizioni, cioè magari poteva essere dentro una cassa, protetta in qualche altra maniera. Tutto questo non lo sappiamo. Io ho ipotizzato anche chi potrebbe addirittura essere stato lo scopritore. Perché? Ricostruisco e quando esattamente. La scoperta potrebbe essere avvenuta nel 1872 per opera dei fratelli Dixon, che erano degli archeologi che allora operavano ufficialmente, perché hanno fatto delle pubblicazioni ufficiali, operavano a Giza, e fra l'altro i gemelli Dixon sono gli scopritori di uno dei condotti della camera della regina, se non ricordo male, della Grande Piramide. I condotti che erano stati al centro dell'attenzione una ventina d'anni fa, quando hanno mandato quel robottino a esplorare questa cavità interna, trovando poi al termine di un condotto un portello che impediva di proseguire oltre. Ecco, in quel periodo lì questi archeologi effettuarono delle scoperte scientifiche o archeologiche documentate, e nei documenti di rumor è scritto che anche i gemelli Dixon facevano parte dei membri, erano membri della lista consultiva, erano membri consultivi della struttura, ed erano iscritti come membri consultivi della struttura dal 1872. Allora, la mia idea è che furono proprio i gemelli Dixon, operando a Giza nel 1872, a mettere le mani sulle tavolette di gesso, rinvenendole. Allora, non so se proprio nel pozzo di Osiride, perché probabilmente a quei tempi era invaso dall'acqua, e non credo che, come dicevo poc'anzi quando parlavo del pozzo di Osiride, la falda freatica della piana di Giza invade i locali inferiori del pozzo di Osiride. Però potrebbe essere che in passato, qualche secolo addietro, quando ancora ciò non era avvenuto, le tavolette di gesso fossero state spostate dalla loro localizzazione originaria, messe in qualche altra ambiente, in qualche altro punto della piana di Giza, e qualche altro ambiente di ipogea della piana di Giza, che probabilmente ce ne sono moltissimi, come dicevamo, come fanno a capire le piante di le mappe di rumor che vi ho illustrato all'inizio. E è possibile che i fratelli Dixon abbiano rinvenuto queste tavolette in un luogo anche diverso quando operavano a Giza. Più di così, ecco, però non possiamo dire, perché non conosciamo le condizioni esatte del ritrovamento. Certo. Senti, altre domande così velocemente. Secondo te, questo è quello che è venuto fuori, perdonatemi se i nomi non me li sono scritti, ho proprio preso, perché YouTube, cioè StreamYard non mi permette di andare troppo indietro a vedere le domande di YouTube in chat, quindi seguendo su StreamYard e non su YouTube, se non me le segno me le perdo. Allora, qualcuno chiedeva se secondo te l'epoca della costruzione delle piramidi è contemporanea a quella descritta dai testi indiani che parlano dei Deva, degli Asura, eccetera, o se stiamo parlando di due epoche diverse? Allora, no, adesso è difficile anche capire qual è l'epoca esatta a cui si riferiscono i Deva e gli Asura, perché anche lì abbiamo grandi riferimenti. Allora, l'unico riferimento che abbiamo in ambito indiano, che conosca io, è lo studio di Tilak, sulla la dimora artica dei Veda, che è uno studio datato che ha oltre 100 anni fa, che in maniera molto acuta, cogliendo determinati riferimenti in questi testi alla configurazione dei cieli, appunto a cui si riferivano gli autori di Veda, mi sembra di ricordare, se non ricordo male, arriva a retrodatare, diciamo, perlomeno la tradizione orale di Veda a 4-5.000 anni avanti Cristo. Però potrebbe essere, questa è la stima così, potrebbe essere anche prima, potrebbe essere anche un po' leggermente diversa. Allora, la mia idea, dico quella che è la mia idea sulle piramidi di Giza. Come dicevo prima, secondo me, il tracciamento, il progetto di Giza, la dislocazione geometrica delle piramidi e di altre strutture che non ho menzionato questa sera, ma lo potremo fare in una successiva occasione, risale a 17-14 mila anni fa. Quindi la posa, diciamo, delle prime pietre di base, proprio base delle piramidi, risale a quell'epoca lì. Poi è intervenuta la catastrofe,
sono stati fermi i giochi per un bel po' di tempo, c'è stato un diverso assetto della Terra, sono leggermente diversi, cioè parliamo di pochi minuti d'arco, non tanto, ma era sufficiente per creare devastazioni. Quando è venuto il momento effettivo, a mio avviso, circa nel 6000 avanti Cristo, dal 6000 avanti Cristo, quindi potrebbe essere circa l'epoca di cui parlano i Veda, nel secondo le stime di Tilak, cominciamo a essere in quel periodo lì, a cominciare circa dal 6000 avanti Cristo, secondo me è stato ripreso in mano il progetto di Giza e completato secondo me entro il quarto millennio avanti Cristo, cioè prima dell'età dinastica, cioè secondo me in età dinastica è stato ripopolato il sito di Giza, è stato ripreso, restaurato ed è avvenuto quello che è stato un po' l'appropriazione di determinati sovrani nei confronti di strutture che però già esistevano. Cioè a un certo punto Cheope si appropriò della piramide di Cheope, perché magari la restaurò. Chefren si appropriò delle strutture della seconda piramide, perché la restaurò e si associò a se stesso e quelle strutture. E così via con la piramide di Micerino. Perché secondo me, ma questo è documentato anche dalle datazioni a radiocarbonio, le datazioni a radiocarbonio puntano tutte su epoche di parecchi secoli antecedenti alla quarta dinastia. E parecchi secoli, che vuol dire che probabilmente quello che noi stiamo datando con radiocarbonio sono state le fasi terminali dell'edificazione o addirittura del restauro di quelle strutture. E quindi le operazioni tecniche, le persone che restaurarono quelle strutture ovviamente utilizzarono legni, altri materiali organici eccetera, e noi datando quelle strutture datiamo quegli interventi lì, ma che non sono l'edificazione tantomeno la progettazione delle piramidi, ma sono proprio le ultime fasi della costruzione e ristrutturazione delle piramidi. Quindi grosso modo le mie fasi sono queste. Considerare che tutte le datazioni non conformi vengono nascoste, anche se ultimamente saltano fuori delle cose scomode, ma molto scomode, per cui ci sono salti di 100.000 anni che non si sanno com'è. Sì, assolutamente, no, infatti. Qui il discorso del tempo, considerando poi che è normale ristrutturare o riedificare sopra, e soprattutto se avvengono dei cataclismi o cose del genere, diventa molto complicato andare a capire quanto tempo prima era il primo e poi quale primo. Esattamente. Ma le stesse tradizioni egizie dicono, parlano di riedificazione dei templi, sono loro stessi primi a scriverlo nei loro testi, dire che i templi erano sacri, ma erano sacri da tempi immemorabili ed erano riedificati sulle stesse posizioni. Quindi non stiamo dicendo nulla di strano. Allora, c'è Edo che me l'ha chiesto 4 volte, per cui te lo devo chiedere per forza. Vuole sapere assolutamente come tu, qual è la tua idea su come sono state costruite. Secondo te con quale tipo di tecnologia? Domanda da 100.000 dollari. Allora, anche qui ci sono un misto di tecnologie diverse. Allora, io ho anche una propensione a credere, a ritenere vere determinati concetti di occultismo e di scienza occulta. Per cui ritengo che certe cose si possono fare anche col pensiero. Quindi una parte dell'edificazione di alcune piramidi potrebbe essere avvenuta proprio con la creazione di forme pensiero. Questa cosa qui è stata detta da un celebre autore, da una celebre fonte di channeling, canalizzata, che si chiama Materiale di Ra. Il Materiale di Ra è una delle fonti, secondo me, più affascinanti e complesse che esistano. Risale agli anni 80, 81-82, e anche questo è un tema troppo vasto, non posso approfondirlo, ma sostanzialmente con l'aiuto di determinate entità non umane, ma diciamo entità di un altro pianeta estremamente più evolute, capaci di muoversi su altri piani, di manovrare energie e il campo, diciamo il piano del pensiero, delle forme pensiero in maniera appropriata, una parte dell'edificazione può essere avvenuta addirittura direttamente col pensiero. Un'altra parte dell'edificazione è avvenuta però con tecnologie via via, anche più, diciamo così, terrene affrontabili.
come dicevamo prima, il collegio dei sorveglianti era in possesso di conoscenze estremamente avanzate. E oltretutto, non l'ho scoperto io, l'ho letto, ci sono ingegneri, professionisti che hanno studiato determinati segni sulle pietre delle strutture di Giza e hanno individuato la presenza di tagli di lame, di seghe circolari, addirittura l'ingegnere si chiama Christopher Dunn, quello che ha fatto lo studio più approfondito, che sappia io. E segni che consentono di stimare addirittura il diametro della sega circolare da pietra che è stata utilizzata per incidere determinati tagli, diametri, se parliamo di seghe di metri e metri di diametro. Quindi, oltre all'intervento del pensiero, ci può essere l'intervento di tecnologie avanzate di quel genere lì. Ci sono opere scultoree che sono incomprensibili, la realizzazione di queste opere è incomprensibile senza strumenti evoluti. Conosciamo, perché sono nei musei, l'esistenza di vasi di diorite, che è una delle pietre più dure che si conoscano, che hanno il collo stretto e lungo, stretto che ci passa malapena un insetto, e una pancia, diciamo così, molto ampia. E qualcuno deve ancora spiegarci come è possibile scavare un vaso di questo genere senza tecnologie che forse non abbiamo nemmeno oggi a disposizione, che non siano tecnologie ad ultrasuoni o cose di quel genere lì. Quindi probabilmente anche quelle tecnologie lì furono utilizzate in parte per realizzare quei monumenti. Tecnologie di quel genere vengono citate anche, individuate anche da Biglino e da altri autori in ambito ebraico, lo Shamir, quello che si chiama Shamir, che ha anche un nome proprio in ebraico, ma individuava uno strumento particolare, era probabilmente uno strumento in grado di tagliare la pietra, di tagliare la pietra, indicava uno strumento di quel genere lì. Uno dei casi eclatanti è il Sarafeum, che troviamo queste che hanno detto che sono le tombe dei Toriapi, che comunque sono dei blocchi di granito perfettamente scavati e lavorati, tanto che il coperchio sigilla, passa nemmeno l'acqua. Esatto. L'aria. Esatto. Non passa l'aria. Esattamente. Cioè, delle tolleranze costruttive che se ci vai con una staggia non passa un capello. Non siamo in grado, molti hanno detto che non siamo in grado oggi di fare delle lavorazioni del genere nonostante tutto. Esatto, esattamente. Quindi ci sono sicuramente strumenti di questo genere. E poi probabilmente le ultime fasi del restauro della piramide, che sono quelle forse a noi più visibili, magari sono venute con mezzi più tradizionali, quindi con rampe, slitte da traino come viene normalmente, tradizionalmente ritenuto fattibile, ma nessuno ha dimostrato che un edificio alto 150 metri come la grande piramide di Giza e anche le altre siano costruibili con la tecnologia delle rampe, di mattoni, con le slitte, con tutte queste cose qui. Nessuno l'ha dimostrato, possono dirlo quanto gli pare, ma non l'hanno ancora dimostrato. Sì, sono quindi, a mio avviso, come dici? Sono sempre ipotesi, sì, anche sì, quelle. Sì, sì. Sì, sono ipotesi di comodo, ma a mio avviso io ritengo un mix di diversi interventi. Ecco, per riassumere la risposta, un mix di diversi mezzi, strumenti. A proposito di questo, prima Vincenzo chiedeva se tu hai riscontrato nei tuoi studi elementi di, chiamiamola, tecnologia scomoda nel sottosuolo di quell'area lì, cioè se tu hai avuto modo comoda di... nel senso di comoda di... nel senso che è ovviamente difficilmente spiegabile se uno deve ricondurre le piramidi a una cultura che in teoria spostava le pietre coi tronchi e tirate dagli schiavi. Sì. Ma come oggetti a mia conoscenza, allora ripeto, se ci sono li hanno fatti sparire, come tante altre cose. Ed è probabile che da qualche parte siano custoditi. E quello che magari non hanno fatto sparire possono essere certe cose imbarazzanti che sono in certe rappresentazioni. Ad esempio, come in una delle camere del Tempio di Dendera, ci sono le famose lampade di Dendera. Sono delle rappresentazioni
rappresenta questo bulbo con una specie di serpente che si muove all'interno, sembra una lampadina, sembra quelle lampade di Hooke, se non ricordo male, che hanno un nome tecnico. E quindi quello potrebbe rappresentare un oggetto che era utilizzato da qualcuno a quei tempi. Però adesso ne approfitto per dire una cosa. Allora, la mia idea, abbiamo detto fino a stasera, abbiamo parlato di civiltà antidiluviana. Questo è un concetto che rimarco anche nel libro che sto per pubblicare. E cioè, allora, in realtà forse non dovremmo parlare di civiltà antidiluviana, perché questo può dare l'idea di una civiltà globale, globalmente evoluta. Cioè, come se fosse la nostra, come se fosse l'umanità attuale, con tutti i mezzi e le tecnologie di comodo che abbiamo adesso, e che fosse anche allora sviluppata, evoluta a livello globale. Ora, una civiltà di questo genere, dobbiamo immaginarci, di centinaia di milioni di persone che girano con navi, con macchine, con aerei, che costruiscono strade, costruiscono città, consumano energia, costruiscono porti, autostrade, ponti, dighe, eccetera, avrebbe lasciato una marea di tracce da tutte le parti. Ora, oggettivamente queste tracce noi non le troviamo. Cos'è che troviamo? Troviamo però le tracce limitatissime, di inconfondibili però, come dicevo prima, la lampada di Dendera, troviamo tracce di pietra lavorata con tecnologia moderna. Questo non possiamo. Troviamo le mura di Cusco e i sassi di Sacsayhuamán che hanno i massi poligonali che hanno contato un masso a 12 facce che si incastra perfettamente. Questa roba qui. Ah, una cosa che non ho detto prima, una tecnologia poteva essere anche quella di riuscire ad ammorbidire la pietra e a modellarla sulla base di determinate conformazioni. Un'altra tecnologia che è stata tirata in ballo da un altro studioso, e che è un francese, Davidovitz, se non ricordo male si chiama, era quella che potrebbe essere utilizzata, che è una specie di cemento sintetico, una specie di cemento naturale realizzato su casseforme. Anche questo è molto fattibile, è un'altra tecnologia che possono aver utilizzato. Cosa volevo dire? Volevo dire che queste tecnologie c'erano, ma il loro utilizzo era limitatissimo. Soltanto i sorveglianti avevano in mano queste tecnologie. Quando dicevi che soltanto gli dèi avevano in mano queste tecnologie e la usavano in contesti perfettamente controllati. Cioè, questa tecnologia non era a disposizione del popolo. Il popolo viveva nelle capanne, come la nostra archeologia ci dice. Questa tecnologia era a loro, questa gente, questi individui che disponevano di queste tecnologie, sin dall'inizio si sono posti nei confronti dell'altra umanità come un'elite dotata di conoscenze e di potere superiore, perché disponevano di mezzi e conoscenze superiori. La tecnologia la usavano solo quando pareva loro, quando si trattava di costruire cose che a loro interessavano. Le piramidi, le camere interne delle piramidi, come ha dimostrato Malanga, per realizzare determinati affetti di rigenerazione animiche e così via. Ma non era una tecnologia diffusa dappertutto. Per questo noi non troviamo dappertutto i segni di questa presenza. Sono arrivato a questa conclusione perché in qualche modo le tessere devono tornare tutte. Non possiamo continuare a pensare ad una civiltà come la nostra senza trovare le tracce di una civiltà come la nostra. Ci deve essere una soluzione a queste cose qui. Per mettere insieme tutti gli indizi, io ritengo che una possibile soluzione è questa. Sin dall'inizio si trattava di gruppi estremamente elitari che disponevano di conoscenze che erano conservate gelosamente. Sì, guarda, io personalmente sono d'accordo sul fatto che comunque abbiano convissuto livelli di cultura e di chiamiamola evoluzione, anche se è una parola che non mi piace tanto, contemporanei. Poi ci sono un sacco di precisazioni da fare, perché più si torna indietro nel tempo e più le tracce ovviamente svaniscono, perché anche c'era qualcuno prima che scriveva la nostra cultura, tu aspetta 20.000 anni e poi vedi quanto ne resta anche dei nostri resti. E poi io credo che anche qui ci sia proprio un problema di forma mentis, per cui siccome siamo stati
sempre condizionati a pensare che più si va indietro nel tempo e più andiamo in culture retrograde, al massimo adesso ci concediamo di pensare che qualche razza divina barra aliena possa aver avuto qualcosa in più, non prendiamo mai in considerazione l'ipotesi che anche rispetto a quel periodo ci possa essere un prima ancora, dove in realtà quella tecnologia era diffusissima. Poi quello che è successo sul pianeta Terra, ci sono più tracce che possono far pensare che ci sia stato gestito a mo' di laboratorio, eccetera, eccetera. Chiaramente questo è un altro discorso enorme e poi mi fa piacere sentire il tuo punto di vista e non il mio, però io tutto questo è una di quelle cose che approfondisco in abbastanza. Hai fatto bene a dirlo, sì, qui stiamo parlando del passato recente della Terra, il passato recente nel senso degli ultimi... Perché la Terra è... Ecco, ma prima milioni di anni fa può essere benissimo esistito, anzi, come dicevo prima, abbiamo collaborato ad un libro in cui parlavamo per appunto di una possibile civiltà terrestre, ma non perfettamente umana, di milioni di anni fa, di 30 milioni di anni fa, e una cosa del genere potrebbe essere fattibile, nel senso che una civiltà esistita 30 milioni di anni fa potrebbe benissimo lasciare praticamente tracce sull'ente, perché geologicamente la Terra è cambiata talmente tanto, quegli strati geologici che allora erano in superficie, adesso sono a profondità, rimescolati in maniera tale, che le tracce di allora sono veramente irriconoscibili, passati 30 milioni di anni. Certo. Risposto che civiltà allora, estremamente evolute possono essersi avvicinate sulla Terra. Assolutamente sì, anche se ovviamente sono... questo è un capitolo enorme, no? Se ci affacciamo su questa sponda, probabilmente ci perdiamo. Senti, visto che siamo quasi alle 2 ore, ti faccio ancora un'ultima domanda, che un po' si riaggancia anche al discorso cataclisma, eccetera, perché Paolo Paoli diceva che la teoria di Richard Oakland, che io non conosco, però... è un ex uomo NASA, diceva lui, e sostiene che lo sguardo della Sfinge sia direzionato verso una zona specifica che è quella dove ci sono, da cui potrebbero arrivare dei meteoriti che sarebbero i resti del pianeta Mallona e che quindi in qualche modo sia un monito della serie state attenti che potrebbero riarrivarvi sulla testa. Questo credo più o meno, anche se io non conosco Oakland, credo che sia quello che intendeva. Poi non so se tu conosci la teoria e lui chiedeva cosa ne pensavi. Sì, sì, la conosco talmente tanto che nel libro che sto per pubblicare c'è proprio questa, la connessione con Marte. Allora Giza è modellata, ma questo è sotto gli occhi di tutti, nel senso che io ho preso atto di una cosa, che se il pubblico, gli ascoltatori, guardano quelli che sono i 4 più grandi vulcani di Marte, che sono i 3 vulcani della regione del Tarsis, più l'Olympus Mons, che non sono i più grandi vulcani di Marte, ma il più grande vulcano del Sistema Solare, questi 4 vulcani si sovrappongono esattamente a Giza, alle 3 piramidi di Giza e ad un'altra collinetta che si trova a sud di Giza, che si chiama il Gebel Ghibli. Allora, quindi sì, questa idea della connessione di Giza con Marte e della connessione di quella gente che ha progettato Giza con la gente che abitava Marte e che abitava il pianeta che lui chiama Mallona e che l'ascoltatore chiama Mallona, ma che si chiama anche Maldek e si chiama anche in altre varie maniere e che corrisponde al pianeta della fascia degli asteroidi che sarebbe esploso. Esatto. Quindi tutta questa materia l'affronto nel libro che sto per pubblicare. E anche questo c'è un collegamento anche qui alla fonte canalizzata che dicevo prima, al materiale di Ra. Ci sono 2 fonti, una fonte scientifica e una fonte canalizzata. La fonte canalizzata al materiale di Ra, che è materiale di Ra, parla espressamente del pianeta Maldek come sede di una civiltà molto evoluta, che si sarebbe estinta a causa di un conflitto bellico, si sarebbero autodistrutti, il pianeta sarebbe esploso, esplodendo questo pianeta avrebbe causato, mandato nello spazio, tutta una serie di detriti. Questi detriti
sarebbero avvicinate ai pianeti interi del Sistema Solare, per cui Marte, perché è il primo che incontra, il primo che si incontra venendo dalla fascia degli asteroidi. E i detriti avrebbero colpito Marte, avrebbero causato delle devastazioni enormi sul pianeta Marte, causando il lento declino della civiltà che pure su Marte esisteva, e dopodiché sia gli abitanti di Marte che gli abitanti di Maldek sarebbero, diciamo, stati traslocati, ricollocati sulla Terra, non fisicamente, perché fisicamente erano tutti morti quelli di Maldek, ma a livello animico, chiamiamoli signori del karma, sono sempre sorveglianti, ma sorveglianti su un altro piano, più elevato di quelli che sono qui sulla Terra adesso. I signori del karma fecero in modo di ridare un'altra possibilità a queste popolazioni di reincarnarsi, di proseguire il proprio processo evolutivo sulla Terra, prendendo forma in corpi terrestri. E sta di fatto che queste popolazioni, a mio avviso, io qui sto tracciando un ponte fra questa materia e quella successiva, fra la materia di stasera e quella successiva, queste popolazioni che provengono da fuori della Terra, da Maldek e da Marte, sono la radice delle elite che hanno governato la Terra da 20.000 anni in avanti. Loro sanno di essere più elevati di noi, quella gente lì sapeva di essere più elevati di noi, perché avevano alle spalle una civiltà vecchia di centinaia di migliaia di anni, avevano conoscenze vecchie di centinaia di migliaia di anni. Quando si sono risvegliate su questa Terra, hanno voluto ricreare un loro mondo, ma c'erano degli altri umani, gli altri individui, gli umani normali, perché non tutti gli umani. Gli umani non sono tutti uguali. Ci sono umani che provengono da quelle stirpi non terrestri, e ci sono umani che provengono dagli antropoidi terrestri. E gli umani che provengono da quelle stirpi sono per lo più gli umani che hanno dato luogo all'elite, che hanno fatto tutto questo, che abbiamo raccontato stasera e nell'altra Europa, e che racconterò nel prossimo libro. E che tengono a mantenere il potere, diciamo così. Ecco. E di cui parleremo la prossima volta con te, perché come ti facciamo fare le 4 del mattino. Esatto. Spero di aver reso l'idea di tutto questo. Fermatevi con le domande, vi prego, perché sennò veramente, cioè, ho capito che è interessantissimo quello che dice Loris e vorreste chiedere di tutto e di più, però non possiamo fargli fare le domande fino veramente a domani. Spero più che altro di aver reso l'idea in questa complessità, di non aver fatto perdere la bussola agli ascoltatori, perché siamo andati da un po' tutto il Sistema Solare, abbiamo percorso tutto il Sistema Solare, quindi è stato un po'... Sei stato bravissimo, sei stato coerente, bravo, preciso, puntuale e soprattutto molto interessante. Non so se Veleno vuole ancora chiedere qualcosa. No, Veleno... mi trattengo perché sennò veramente alle 4 siamo ancora qui che parliamo con Loris. Tra l'altro una persona piacevolissima, come avete notato, disponibilissima. Spero che ci saranno più occasioni per stare ancora assieme e chiacchierare. Certo, e questi argomenti che sono meravigliosi, veramente meravigliosi. Volentieri. E ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno avuto la forza di stare con noi anziché di guardarsi Sanremo. Grazie, esatto. Anche per questo. Grazie anche per hanno questo. Guadagnato e basta stasera hanno stare guadagnato. Con noi. Esatto. Non per me, non tanto per me quanto perché non meritava guardare Sanremo. Con quello che ma anche fatto. Almeno si parla di cose che secondo me sono molto più interessanti. Piuttosto che vedere uno spettacolo sciapo come quello e con anche certi rituali che vengono esposti così. E con certe cadute. E con certe cadute, proprio, consentitemi certe di dire cadute che, di certi personaggi che prendono non stiamo giro neanche a descrivere la malattia. Sì. Ecco, almeno qui è divertente perché comunque sono argomenti abbastanza nuovi per la maggior parte della gente. È piacevole perché si discute di altro. Ed è anche ora di affrontarli gli argomenti. Esatto, è ora anche di affrontarle perché emerge da ovunque una storia diversa. Ovunque ci mettiamo a guardare c'è qualcosa di diverso che sta emergendo.
Forse è arrivato il momento di comprendere chi siamo e da dove arriviamo veramente. Sì, decisamente, decisamente. Boris, grazie. Grazie a voi. È stato bellissimo. Grazie a tutti. Grazie a voi, grazie a entrambi e a tutti. E a tutti. Ci rivedremo molto presto e io a tutti quelli che vogliono continuare a fare il viaggio di esplorazione alle origini della nostra storia do appuntamento sabato. Dico solo una cosa, scusi Leonora, se gli ascoltatori vogliono fare delle domande nei commenti al video, magari poi mi discorro e posso cercare di rispondere anche nei commenti stessi. Sicuramente li faranno. Sicuramente li faranno. Allora potete scrivere e Loris vi risponderà. Ciao a tutti, per chi vuole, grazie, sabato grazie. Top Secret alle 9:30. Grazie e buonanotte. Ciao, grazie a tutti. Notte, grazie a tutti. Grazie.